Bene, buonasera a tutti, invito anche gli assessori e gli eventuali consiglieri che sono ancora in giro a prendere posto. Possiamo iniziare il Consiglio Comunale con l'esecuzione dell'inno nazionale. Allora, scusare l'assenza di Claudio Allasia, che sicuramente non riesce ad essere presente per quest'ora, ma forse non riuscirà ad essere presente per l'intero Consiglio, mi ha mandato un messaggio per problemi urgenti e imprevisti di lavoro. Così anche il consigliere Amajou arriverà in ritardo. Lo stesso Marengo Roberto mi ha detto che arriverà un po' in ritardo. Panero è proprio assente, ma l'aveva già comunicato. Tripodi per il momento è assente. Gli assessori sono tutti presenti, tranne Messa, che per motivi anche lui di lavoro e di trasporto arriverà più tardi. Gli nomino scrutatori, i consiglieri Milazzo, Ferrero, Somaglia. Allora, apriamo come al solito la seduta con le comunicazioni da parte del Presidente e da parte del Sindaco. In questo caso lascio la parola al Sindaco. Buonasera a tutti. Solo alcune notizie. Le prime riguardano dei lutti, in particolare a fine marzo sono tragicamente deceduti in un incidente stradale due carabinieri appartenenti alla compagnia di Bra in servizio presso la stazione di Sommariva
di Sumaria Bosco, Alessandro Borlengo e Giorgio Privitera. Siamo stati presenti ai funerali di Alessandro Borlengo a Canale, città in cui viveva, in cui svolgeva anche attività, oltre che carabiniere, un'attività di volontariato molto importante. Abbiamo mandato al sindaco della sua città, Giorgio Privitera, una comunicazione di condoglianze. Si tratta di un carabiniere che arriva da, se non erro, Acireale, e entrambi erano in servizio a Sommariva. L'incidente, come sapete, è avvenuto mentre svolgevano attività lavorativa sulla strada 231. Sono stata presente quel giorno sul luogo dell'incidente per portare direttamente al colonnello e al capitano di Bra e ai suoi superiori, che sono stati presenti sul luogo, le condoglianze della comunità. Ovviamente è un lutto che ha colpito molto tutti noi, per il servizio, per la collaborazione che vi è con l'arma dei carabinieri e per il modo tragico in cui si è svolto. Peraltro vi sono altre persone, altri carabinieri coinvolti all'interno di questo incidente, che fortunatamente sono stati ricoverati in ospedale, ma hanno riportato ferite non gravi. Secondo lutto che ricordiamo è quello che è mancato Don Michele Germanetto, ex rettore del Santuario della Madonna dei Fiori. Ovviamente per noi, come ultimo incarico, ex rettore del santuario, in realtà si tratta di un sacerdote che ha svolto in Bra e poi da altre parti, ma in Bra ha avuto molti incarichi a San Matteo, a San Giovanni, a Bandito, e però indubbiamente lo ricordiamo per i suoi 20 anni di presenza all'interno del santuario, con i cambiamenti importanti che ha portato e con l'attività che ha svolto, una persona nota a tutta la comunità, presente e disponibile, che tutti conoscevamo. Sono stata presente alla cerimonia funebre e con un ricordo veramente molto particolare, perché Don Michele rappresentava per tutta la comunità un elemento di persona disponibile da tanti punti di vista, non soltanto quello religioso e quello più specificatamente connesso con la funzione di direttore. C'è un terzo lutto che unisco, che potrebbe sembrare particolare, ma non lo è. È mancato il 10 aprile, a causa di un tragico incidente stradale, il dottor Negro Francesco, un medico chirurgo specialista in ortopedia, in microchirurgia ortopedica, dirigente della sezione chirurgia della mano presso la casa di cura città di Bra. È doveroso ricordarlo, perché si tratta di
Un cittadino onorario postumo potrebbe essere, perché è una persona che ha svolto praticamente all'interno di questa città per un numero elevato di anni un'attività professionale molto, molto intensa negli anni precedenti. Nella precedente consigliatura era stato anche consigliere comunale in quel di Acqui e però aveva un legame totale con questa, con la nostra città dal punto di vista lavorativo ed essendo professionalmente una persona molto, molto valida, attirava una presenza di persone che arrivavano da, tutto il, da tutta Italia per la sua specialità. La cosa molto particolare è che proprio nel giorno che è mancato avremmo dovuto avere un incontro perché lui raccoglieva dei fondi in ricordo della sua nonna ostetrica che lasciava come da ricordo una sorta di cestino perché un tempo le ostetriche non venivano pagate se non con quanto pensava la famiglia di dover dare con, in, nelle forme più diverse e siccome la pratica era una pratica per lo più che avveniva tra donne molte volte e i parti in certe famiglie erano molto numerose era un pezzo del corredo della zia piuttosto che transitava piuttosto che dei fondi e aveva creato questo cestino e aveva deciso di destinare una parte di questo cestino, visto che la mia vita è per lo più dedicata a Bra e le persone, il numero di persone che incontro e incontro qui, di destinarlo alla vostra città. Ricordiamo Francesco con grandissimo affetto, si tratta di una gravissima perdita dal punto di vista professionale e per quanto mi riguarda di un amico e quindi direi che lo ricordo veramente con grande commozione. Tra le comunicazioni invece positive ha preso servizio dal primo di aprile, il nuovo dirigente che è presente oggi qui dei lavori pubblici, l'ingegnere Filippo Ciceri e credo che avrete modo di conoscerlo, noi in questi giorni abbiamo avuto modo di conoscerlo nell'entrare vorticosamente, non dando tanto il tempo della parte dei saluti, ma entrando direttamente nell'attività lavorativa, ma ci saranno dei momenti in cui sarà possibile incontrarlo e credo che avremo modo di collaborare nell'attività che gli compete. Grazie al Sindaco, un saluto anche da parte mia al neo dirigente della ripartizione, lavori pubblici, dottor Ciceri, con l'augurio di buon lavoro. Se non ci sono va bene, consigliere Milazzo, prego. Grazie Presidente. Una breve comunicazione, desidero solo informare i colleghi di quanto è avvenuto sabato nella nostra città e precisamente nella frazione Pollenzo in occasione dello Slow Food Day e il giorno precedente rispetto al focus mondiale sulla salvaguardia del nostro pianeta. Alcuni nostri concittadini che aderiscono alle comunità della Laudato Si, comunità fondate dal nostro
altrettanto concittadino famoso Carlo Petrini, grazie comunque alla sua spinta, dopo la pubblicazione dell'enciclica scritta da Papa Francesco, insieme ad un gruppo di cittadini albesi e di Verduno, della condotta Slow Food, anch'essa promotrice di una comunità Laudato Si, sabato pomeriggio comunque si sono dati appuntamento a Pollenzo con l'intento di ripulire il bordo strada che da Pollenzo conduce al ponte sul Tanaro. Sicuramente i colleghi sono stati già informati dai giornali, ma ci tengo a fare questa comunicazione perché la strada provinciale, per motivare almeno la scelta di questo tratto di strada, che è una strada provinciale non comunale, è stata scelta perché l'incuria e la maleducazione di coloro che vi transitano è molto evidente. Io ne sono testimone perché tutti i giorni faccio quella strada 2 volte al giorno. Il gruppo albese è partito dal ponte, mentre il gruppo praidese, a cui ha partecipato anche Carlo Petrini e Silvio Barbero, è partito da Pollenzo, esattamente dall'incrocio dove inizia la cinta muraria la cinta del borgo. Ci siamo incontrati dove il bordo strada è più ampio, esattamente dove vi è la separazione con quel grande guardrail. Questo è anche il tratto in cui abbiamo trovato un'abbondantissima immondizia, forse perché è più ampio come dimensioni e tutti si sentono in diritto di scaricare lì quanto capita. Comunque sappiate che in quel breve tratto di circa 1 chilometro, al massimo 1,5 chilometri, quel tratto, sono stati raccolti tanti di quei sacchi da farne esattamente quasi 6 quintali, dico quasi perché potevamo pesarli, comunque il camion era completamente coperto da questi sacchi enormi di immondizia. Che cosa abbiamo trovato? Beh, lo potete già immaginarlo: pezzi di copertone, gomme intere di auto, bottiglie di vetro, carta, ferro, cassette video, lattine e quel che è peggio, molta plastica, non solo sotto forma di bottiglie ma anche bicchieri e cannucce di plastica. L'iniziativa so che è stata una piccolissima azione dimostrativa, ma è stato un gesto concreto, organizzato appunto, come dicevo, dalle comunità Laudato Si, sia quelle albesi che braidesi. È stato un pomeriggio faticoso, anche gioioso nello stesso tempo, per non dimenticare questo grave problema che è l'inquinamento del nostro pianeta. Raccogliendo questo materiale abbiamo constatato che se la carta con il tempo si macera, la plastica no, si sgretola. E finisce, come infatti ieri ascoltando anche i report delle TV e sicuramente leggendo sui giornali, che la plastica non si macera, si sgretola e si finisce, come appunto è stato detto ieri, nella catena alimentare sia animale che di quella dell'uomo, proprio perché poi ci nutriamo anche di cibo animale, dal pesce ad altri animali. Questo mio intervento è per ringraziare pubblicamente in questa alta istituzione cittadina che è il Consiglio Comunale i coordinatori delle comunità Laudato Si per il loro impegno e per ringraziare anche Carlin che con la sua presenza ha sicuramente aiutato a riflettere tutti i lettori di Repubblica e della stampa che hanno riportato la notizia. La sua visione pubblica aiuta molto anche in questo, bisogna constatarlo e bisogna prenderne atto. Le pettorine comunque colorate di giallo e di arancio che erano presenti a bordo strada hanno sicuramente attratto anche la curiosità degli automobilisti che passavano. E qualcuno in effetti, tornando indietro, abbiamo visto che aveva già buttato fresco fresco, si riconosceva, carte di gelato. Ma molti comunque invece applaudivano all'iniziativa. Quindi l'importante è incidere. L'importante io penso che sia sempre comunque incidere. Desidero anche ringraziare pubblicamente la pattuglia dei carabinieri che, pur non essendo stati avvisati, appena si sono resi conto che eravamo presenti in quel luogo, comunque è stato inviato una pattuglia per proteggere, perché comunque il tratto di strada è molto pericoloso, per proteggere comunque i volontari. Auguro che anche per noi amministratori tutto questo sia di stimolo per partecipare a un grande cambiamento, che è il cambiamento della mentalità a cui dobbiamo giungere per salvare la nostra terra e i suoi abitanti, e quindi anche i nostri concittadini. Grazie. Grazie a lei, consigliere. Allora, se non ci sono più interventi, come noto in questa sessione non sono previsti
interrogazioni e mozioni. Passiamo allora alla proposta numero 2, approvazione verbali della seduta precedente dal numero 8 al numero 17 della seduta del 21 marzo 2018. Penso che possiamo mettere ai voti. Procediamo con la solita modalità, segnaliamo la presenza. Quindi siamo presenti in 13. Quindi va bene, più nessuno si deve prenotare, possiamo votare. Va bene, all'unanimità 13 su 13. Passiamo alla proposta numero 3. Ok, grazie. Bene, passiamo allora alla proposta numero 3. Terza variazione al bilancio di previsione 2018-2020. Ratifica della deliberazione della Giunta Comunale numero 53 del 10 aprile 2018. Illustra l'assessore Fogliato. Grazie Presidente. Variazione di bilancio presentata nell'ultima Commissione Finanze e Tributi, che era proprio fresca di approvazione perché al mattino l'avevamo approvata come giunta. Ricordo i principali voci, poi a disposizione per integrare su altre informazioni. Per quanto riguarda il settore sport, è presente un contributo straordinario di 20.000 euro per la gestione del campo di calcio di Bandito. Vi sono interventi straordinari a carico del Comune, perché parliamo di manutenzione straordinaria di 10.000 euro per quanto riguarda l'immobile ex colonia marina di Laigueglia. Un recepimento di un contributo di 117.700 euro erogato dalla Regione Piemonte per quanto riguarda il nostro sistema nido. Credo che questo sia, anche dato anche l'importo interessante, un significativo riconoscimento alla bontà appunto di quello che piace chiamare sistema nido, che riguarda non solo il nido tradizionale, micronido, giocanido e tutto quanto. Importante cifra è il recepimento del contributo GSE per lavori di risparmio energetico pari a 149.000 euro. È significativo oltre per l'importo, ma anche per il fatto che ci permette ancora una volta, l'avevamo già fatto per 20.000 euro, di andare a ridurre gli oneri di urbanizzazione destinati a coprire le spese correnti. Vi ricordate che nel bilancio previsionale avevamo messo 250.000 euro, ridotto a 230.000 euro in una delle ultime variazioni di bilancio, lo andiamo ulteriormente a ridurre di 100.000 euro, perciò lo portiamo a 130.000 euro. Oneri di urbanizzazione, pertanto, sono altri 100.000 euro in più che vengono destinati alla copertura di investimenti, in questo caso asfalti. 15.000 euro per l'acquisto di nuovi cestini, altri 15 per segnaletica stradale orizzontale. Altre importanti cifre: abbiamo 35.000 euro per aggio di riscossione da corrispondere al concessionario, che ha il compito del recupero crediti. A questo punto è interessante anche dare un ulteriore aggiornamento. L'avevo già dato forse il penultimo consiglio comunale, lo stato dell'arte per il recupero crediti iniziato, torno a dire, lungo il 2017. Siamo arrivati a circa
circa 412.000 euro di crediti recuperati. Poi dentro vi è l'IMU, Tari, Tasi, le tasse, cioè le spese per i servizi a domanda, domanda individuale, la TOSA. Ecco, però in tutto siamo già, ed è un'azione recente, siamo già a 412.000 euro. In ultimo, sempre per le spese, il 117.500 euro per permettere di predisporre una manifestazione di interesse per quanto riguarda il servizio esternalizzato TOSA, pubblicità e pubbliche affissioni, fatta eccezione per i manifesti mortuari. Ecco, diciamo che come riportata qui è addirittura un po' limitativa, perché oltre a questo vi è anche tutto un servizio di supporto all'attività dei nostri uffici per quanto riguarda i rapporti con l'Agenzia delle Entrate e la Guardia di Finanza. Voi sapete che esiste la possibilità con i comuni, a fronte di una segnalazione di eventuale evasione fiscale o non corretto adempimenti fiscali, di logicamente di competenza dell'Agenzia delle Entrate, Guardia di Finanza, perciò statale, però se la segnalazione è grazie anche al lavoro comunale, gli eventuali introiti rimangono a cassa comunale e pertanto può diventare fonte di entrata per il nostro comune. Questo permetterà una miglior gestione delle tre imposte che vi dicevo prima, oltre che quel lavoro di supporto, perciò la possibilità di aumentare gli introiti. Secondo, dall'altra parte, perciò c'è da evidenziare anche una diminuzione di spese, perché dall'altra abbiamo una diminuzione attorno fra i 15 e 20 mila euro per quanto riguarda il servizio pubbliche affissioni, vi sono altri 5 mila euro di altre spese che, amministrative, che vengono fatte su questa tipologia di servizi, oltre che il fatto che questo lavoro, per effetto che abbiamo l'input, parla di stato di diminuzione delle spese fisse, nelle spese fisse anche il tema delle spese personale, abbiamo circa 60.000 euro in meno di costo del personale. Dall'altra parte, delle entrate, un aumento per quanto riguarda il fondo di solidarietà di 22.000 euro, un rimborso da parte dei comuni convenzionati per la centrale unica di committenza di 35.000 euro. Ecco, queste sono le voci principali di questa variazione di bilancio, molto più articolata, me ne sono altre minori. Se servono ulteriori chiarimenti, resto a disposizione. Grazie all'assessore. Allora, non paiono all'orizzonte interventi, tutto tace. Allora, se non ci sono interventi, pongo in votazione allora la delibera. Segnaliamo la presenza. Intanto è arrivato anche il consigliere Marengo. Prima era arrivato il consigliere Maggiù, sì. Sì. Va bene. E all'Asia. Quindi si può votare. Va bene. Votazione chiusa. La delibera approvata con 10 voti favorevoli, 3 contrari e 1 astenuto.
Passiamo allora all'oggetto numero 4, approvazione del rendiconto della gestione finanziaria dell'esercizio 2017. Prima di dare la parola all'assessore Fogliato, devo fare presente che questa mattina è arrivata una lettera da parte della dottoressa Anna Paschero, presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, la quale dice così: correzione refuso nella relazione dei revisori al rendiconto 2017. Difatti, nel testo che tutti noi abbiamo ricevuto a pagina 38 della relazione c'era un refuso. Io vi leggo cosa ha scritto la dottoressa Paschero. La presente per segnalare che a pagina 38 della relazione, nel paragrafo relazione della giunta al rendiconto, l'organo di revisione ha omesso di modificare la propria attestazione in senso positivo relativamente alla predisposizione da parte della giunta della relazione al rendiconto 2017. Il testo deve quindi essere modificato come segue: l'organo di revisione attesta che la relazione predisposta dalla giunta è stata redatta conformemente a quanto previsto dall'articolo 231 del testo unico enti locali, secondo le modalità previste dall'articolo 11,6 del decreto legislativo 118/2011, ed esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti. Nel ringraziare per l'attenzione e per l'ottimo lavoro svolto da parte degli uffici, si porgono i più cordiali saluti. Anna Paschero, Presidente Collegio Revisore dei Conti. Questo è semplicemente perché nella relazione che era stata a noi trasmessa non era stata barrata la frase che aveva presente non è stata redatta. C'era non è, è, semplicemente era rimasta così. Però questa è l'interpretazione autentica della Presidente, pertanto attesta che la relazione è stata redatta conformemente al testo unico, eccetera, eccetera. Questo dovevo per chiarezza. La parola dunque all'assessore Fogliato. Mentre il dirigente predispone per, con l'aiuto di slide, l'illustrazione del rendiconto, approfitto, mi porto avanti per ringraziare tutti coloro che hanno lavorato nel predisporre il rendiconto, non per ordine di importanza, ecco, logicamente approfitterei di ringraziare prima di tutto i tecnici, funzionari, dirigenti, eccetera, perché il predisporre un rendiconto coinvolge l'intera macchina amministrativa comunale. Dopodiché vorrei ringraziare sindaco, i colleghi di giunta, i colleghi di consiglio comunale, tutti, sia di maggioranza che di minoranza, perché comunque l'apporto sia di osservazioni durante le commissioni, ma anche osservazioni quotidiane, ecco, nella vita quotidiana in cui si fa presente, si chiedono chiarimenti, si fanno osservazioni, e poi tutto quello che confluisce, in questo caso parliamo del 2017, è quello che confluisce nel documento che viene votato questa sera. Bene, se siamo pronti possiamo... partire. Vi premetto che non commenterò tutte quelle che sono le slide, vi sono alcune sul quale entrerò un pochettino più nel merito. Mi sembrava giusto però mantenerle, perché comunque ritengo che possono comunque rimanere dei punti di riferimento, in particolare le prime tre. Se vi ricordate, commentando un bilancio previsionale, mi sembra di 2 anni fa, avevo accennato al tema della sussidiarietà verticale, orizzontale e circolare. Credo che sia importante per tutti noi ricordare, non vuol dire che abbiamo raggiunto questi obiettivi, però richiamarli, averli proprio e tendere, credo che sia importante. Se mi permettete, non solo per il Comune, perché quando si parla di sussidiarietà verticale credo che sì che riguarda l'ente locale, ma sarebbe molto importante che enti superiori a noi avessero ben chiare chi ha le responsabilità in autonomia sulla fiscale, con i rapporti con i cittadini, il discorso di
saper spendere meglio le risorse a disposizione, chi è stato chiamato più degli altri al tema della spending review. Per quanto riguarda la sussidiarietà circolare, invece, chiamo in causa la responsabilità che noi abbiamo nei confronti dei cittadini. Anche qui è una responsabilità con la doppia freccia, sia il fatto di saper coinvolgere e predisporre un cammino comune quando ti accorgi che altri riescono a fare meglio che l'ente locale, ma soprattutto che l'ente locale sappia affiancare, ma nel suo tempo anche un'azione culturale da vedere sempre l'interesse generale rispetto all'interesse particolare. In ultimo, la sussidiarietà circolare, che è un po' una novità, però io ritengo che sia la vera sfida, ma non solo dal punto di vista culturale, ma proprio dal punto di vista pratico, per problemi di bilancio, perché potrà essere forse la sfida che ci permetterà, con le normative attuali, e per normative attuali intendo patto di stabilità, spending review, eccetera, riuscire ancora a predisporre servizi sia di parte corrente all'altezza delle necessità in quantità e quantità per i nostri cittadini e anche poi sul tema di investimenti, soprattutto se si saprà coinvolgere i tre attori sui controlli, efficienza e qualità. L'attore ente pubblico, controlli, efficienza, l'attore che interviene che ha il compito di dare quel servizio, e il tema qualità, che sono gli utenti, i corpi sociali del nostro comune, che hanno il compito di verificare anche sotto l'aspetto qualitativo. Andiamo pure avanti. Ricorderei alcuni aspetti principali locali, in questo caso, che hanno caratterizzato l'aspetto finanziario 2017. Sempre di più il tema: sono libero di scegliere fra bando e mutuo? Non sempre è così, l'abbiamo toccato con mano, perché sovente potrebbe, con i tassi attuali, essere il mutuo anche un aspetto più interessante, ma con la normativa del patto di stabilità, che possiamo fare mutui fino a una certa cifra, se vogliamo raggiungere certi obiettivi dobbiamo rivolgerci per forza ai bandi, e ben che venga che ci siano. Vi è stata una riorganizzazione da parte nella ripartizione finanziaria, sempre più forte il concetto di spesa corrente, che comunque rimane spesa corrente dal punto di vista di bilancio, ma visto in un'ottica di prevenzione, pertanto di investimento. E poi, se vi ricordate, portato anche in Consiglio Comunale, per la prima volta abbiamo votato il bilancio consolidato. Passiamo pure a quella dopo. Tre aspetti particolari, già visti nella Commissione, barò da rimarcare. Risultato di cassa, che presenta un risultato molto basso, sono 156 euro, però dovuto al fatto del slittamento per i giorni di calendario, al riversamento per quanto riguarda la seconda rata IMU, ci avrebbe portato in un regime ordinario ad avere una cassa attorno a 1,5 milioni di euro, di circa 300.000 euro in più rispetto all'anno scorso. E poi per 276.000 euro il fatto dei lavori alla scuola di San Michele, dove noi abbiamo provveduto a pagare ancora nel 2017 la ditta che ha lavorato, per quietanzare le fatture tutte e poi chiedere l'erogazione del mutuo, che però è arrivata nel 2018. L'eliminazione dei residui, cioè la grossa pulizia già iniziata negli anni scorsi, però in cui si è dato un input forte quest'anno, anche dovuto anche alla nuova modalità di predisposizione delle voci nel bilancio, che è per casse e non per competenze, poi anche in ossequio al discorso della veridicità del bilancio, la trasparenza del bilancio, il che non vuol dire che smettiamo di andare a cercare questi, a incassare questi crediti, però è giusto in qualche modo mettere un importo realistico. Dopodiché continueremo nella nostra azione, ben vengono eventuali quello che in termine civilistico si chiamano sopravvenienze attive da portarci a casa. L'ultimo tema è l'anticipazione di tesoreria,
però a questo punto abbiamo poi una slide specifica, lo analizzeremo in quel luogo. Prego, avanzo di amministrazione più o meno è in linea con quello degli anni scorsi, siamo a 2.722.000, non mi stancherò mai dire che non è mai da confondere con l'utile di una società normale, ordinaria, ecco, perché un elevato avanzo di amministrazione certamente non è un sintomo, non è detto che sia un sintomo positivo per quanto riguarda un'amministrazione comunale. Prego, di questo avanzo di amministrazione la maggior parte è come accantonamento a fatto di crediti di dubbia esigibilità, questo a norma di legge in base ai parametri previsti dalle normative, il resto sono accantonamenti fra cui spicca un po' una cosa che forse non era tanto così presente negli anni scorsi, 51.000 euro per i trasferimenti libri di testo, cioè vale a dire le domande, tutto comunque vengono fatte sempre dai cittadini direttamente alla regione, la regione però riversa i soldi al comune, non tutti vengono utilizzati in attesa di fatto che la regione ci dica che cosa dobbiamo farne, dobbiamo tenerlo lì a disposizione. Rimane circa 134.000 per gli investimenti e circa 50.000 euro per quanto riguarda parte libera. Tenete presente che anche per la parte libera, ma soprattutto ragioniamo sui 134.000 investimenti, il ragionamento ai fini del patto di stabilità è un po' identico al discorso mutui, cioè nel senso che ci conta l'uscita, la spesa con cui lo utilizziamo, ma non ci conta l'entrata. Prego. Ecco, su questo riguarda la parte corrente delle entrate, ci terrei solo al di là del giustificare il riscosso pari a un 71% per quanto riguarda i tributi, anomalo, più basso rispetto agli anni precedenti, ma è dovuto al tema che vi dicevo prima, cioè al riversamento al 2 gennaio della seconda rata IMU. Però continua lievemente lo spostamento fra l'incidenza dei tributi e l'incidenza delle entrate extratributarie che sono dai servizi a domande individuali eccetera. Andiamo pure avanti. In questo caso vi è una distinzione in termine analitico per quanto riguarda la pressione fiscale sui cittadini. Teniamo conto che adesso siamo nel triennio in cui c'è stato il blocco da parte dello Stato, però già questo viene dopo una scelta anche dell'amministrazione degli anni precedenti in cui non si è toccato, sicuramente non si è fatto cassa per quanto riguarda le imposte comunali. Andiamo pure avanti. Anche qui l'avevamo visto nel bilancio previsionale ed era una slide logicamente aggiornata col consuntivo, ecco, non potevamo fare il copia e incolla del previsionale, la parlavamo di dati previsionali, in questo caso consuntivo, che però va tenuta conto nel momento in cui analizziamo il blocco delle imposte e via dicendo. Vale a dire, pur avendo una leggera ripresa per quanto riguarda il fondo di solidarietà comunale, se vi ricordate abbiamo votato una variazione di bilancio in cui c'è stato un piccolo aumento in questo aspetto, però solo come trasferimenti da parte dello Stato abbiamo avuto una diminuzione dal 2009, ho scelto il 2009 perché è l'anno in cui abbiamo iniziato, ecco, come amministrazione nella prima tornata, dal 2009 al 2017 abbiamo oltre 4 milioni di euro di diminuzione, a cui va sommato la diminuzione per quanto riguarda i trasferimenti da regione e da altri enti pubblici, e con quello arriviamo a circa 6 milioni, se vi ricordate era presente nella slide presentata durante il bilancio previsionale. Prego. Anche qui lo si vede dal punto di vista per ogni cittadino, è interessante la pressione tributaria, anche se di poco va a diminuire, invece finalmente ed è positivo, poco ma positivo, l'aumento del trasferimento erariale per ogni, sempre diviso per ogni cittadino, che mi passa dal 10,9 al 12,79. Prego, andiamo pure avanti. Spesa, logicamente qui sono assemblate tutte
le missioni, sia per quanto riguarda la parte corrente che quanto riguarda la parte degli investimenti in conto capitale. Credo che su questa slide, per semplificare, ci sia un dato da mettere in risalto e riguarda la parte investimenti in conto capitale e riguarda nello specifico il pagato. Cioè nel 2017 vedete quasi l'84% del pagato. È sempre andato in aumento, siamo partiti dal 43,25, il 65,5 nel 2016, arriviamo quasi all'84%. Voi sapete che abbiamo quello che mettiamo nel previsionale, dopodiché cambiato con le varie variazioni di bilancio, l'impegnato, e dopodiché importante quello importante per i nostri fornitori, ma vuol dire qui potrebbe tranquillamente confortarmi il mio collega Luciano Messa, anche alla qualità dei lavori che vengono fatti, la possibilità anche di essere un attore importante nell'interlocuzione con le ditte che facciamo lavorare, il fatto di essere veloci poi in questo caso in questi pagamenti. Prego, andiamo pure avanti. Ah, però non vogliamo nasconderci dietro un dito, ecco, sappiamo che è un tema delicato, detto più volte in questo Consiglio Comunale, oggetto anche, se non ricordo, o di un intervento da parte di alcuni consiglieri di minoranza o di un'interrogazione, non lo ricordo bene, cioè il fatto dei giorni medi. È vero, di lavoro c'è ancora tanto da fare sotto questo aspetto, è in miglioramento ma siamo ancora distanti dall'obiettivo. C'è due aspetti però da considerare, ci sarebbero tre aspetti, però il terzo ci manca, da dove si è partiti andando indietro nel tempo, quello purtroppo non ce l'abbiamo perché è solo non di tantissimi anni fa le regole per il calcolo dei giorni medi per il pagamento dei fornitori. I giorni medi vengono calcolati da quando c'è l'impegno, l'acquisizione ai fini nostri delle fatture e dopodiché vi è la liquidazione. Pertanto quanto è lo smaltimento dei debiti che abbiamo, dei fornitori, pertanto un raffronto, ma poi mi fermo perché non è mai corretto dire uno piuttosto che un altro, però il raffronto corretto non è solo i giorni medi, ma vicino bisogna esserci anche la tabella della percentuale dei fornitori smaltiti. E in ultimo è una media ponderata, logicamente che se viene lasciato un pochettino più indietro qualche fornitore che ha un importo più alto, questo mi va a incidere nel calcolo dei giorni medi. Sposerei questo dato qui con quello che abbiamo visto prima della percentuale dell'85%, vado a memoria, per il pagamento degli investimenti in conto capitale. Andiamo pure avanti. Anticipazioni. Ricordo, l'avete visto, aspetto particolare, abbiamo detto lo rivediamo un po' più avanti, da non confondere con il normale scoperto di conto corrente bancario, sarà noioso, però è importante ricordarlo, è la somma dei vari utilizzi, pertanto il fatto che noi andiamo a circa 12 milioni di euro è per il fatto che viene movimentato moltissimo, cioè si va a debito, poi si rientra, dopodiché si ritorna a debito, proprio per cercare anche di onorare i pagamenti che si diceva prima. Ne è prova anche per quanto riguarda noi l'abbiamo chiamato interessi su anticipazione, lì dentro non ci sono solo gli interessi, c'è interessi che incide meno, poi ci sono le spese bancarie e tutte le commissioni eccetera, ma un ordinario scoperto di conto corrente, qui in sala ci sono diversi che lavorano nel settore bancario, sanno che su quelle cifre lì non sarebbe possibile solo pagare fra interessi e spese 6.000 euro se andasse a utilizzare secco 12 milioni di euro di scoperto di conto corrente. Prego. Costi per servizi per i cittadini. Vi ricordate nel momento in cui parlavamo delle entrate è sempre più una voce più importante, ma più importante proprio in tema anche di rapporto col cittadino, cioè il fatto di pur in anni difficili mantenere i servizi in qualità, quantità e in
agevolazioni. Poi la copertura, in base alle regole che abbiamo, e anche dipende chi usufruisce di quei servizi, soprattutto per quanto riguarda il nido, dove abbiamo un aumento di copertura, ma non perché sono aumentate le rette, ma il fatto che vi sono delle rette personalizzate in base all'ISEE, se abbiamo in questo caso che usufruiscono del servizio famiglie con un reddito più alto, pertanto che non rientrano nella diminuzione, negli sconti che ci sono previste, logicamente in questo caso abbiamo un indice di copertura maggiore, ma vuol dire anche un apprezzamento da parte delle famiglie dei nostri servizi, è anche un significativo questo. Prego. Anche qui parliamo non in termini ortodossi, e ne chiedo scusa anticipatamente, di cosa vuol dire la spesa rigida, perché se guardassimo le normative di legge la spesa rigida sarebbe molto più ristretto rispetto a questo, ma l'obiettivo ormai da anni è quello, un po' per obbligo, un po' perché ce lo siamo dati, di far sì che manteniamo i servizi, manteniamo la progettualità, cerchiamo di incidere su quelli che sono i costi fissi. In questo caso siamo andati in una riduzione di circa 600.000 euro e per le voci fa personale, acquisti, prestazioni di servizi e utilizzo di beni di conto terzi. Vi chiederei di leggere acquisti e prestazioni di servizi insieme, perché nel passaggio delle voci di conto fra il 2016 e il 2017 alcuni conti, capitoli che prima erano sotto la voce acquisti, sono passati sotto la voce prestazioni di servizi. Prego. Non potrebbe vivere quella slide precedente se non ci fosse questa, perché è la prova del 9, cioè vale a dire quello da coesione sociale, cultura, turismo, sport e pubblica istruzione, dove non ci sono stati tagli, anzi sono stati implementati. La scuola è influenzata da alcuni bandi che non ci sono più stati nel 2017. Andiamo pure avanti. Investimenti. Allora, mi limito a questa slide, dopodiché credo che nel dibattito in consiglio si potrà entrare poi nell'aspetto delle singole opere realizzate. Ecco, abbiamo una differenza di circa 2 milioni di euro fra il previsionale e l'impegnato, però è dato dal fatto di 1 milione di contributi non assegnati, circa 600.000 euro di reimputazioni, questo da circa 2 anni, il nuovo sistema contabile che tiene conto di quando nasce il vero e proprio impegno, poi circa 123.000 euro di minori mutui contratti rispetto al previsionale. Ecco, dicevo che queste due slide che vengono dopo le lascerei tranquillamente al dibattito poi che seguirà nel commentare il bilancio. Passerei un po' più avanti a quello che è il finanziamento investimenti. Ecco, questo ritengo che sia un'altra slide importante da riflettere. Abbiamo visto nel 2017 una leggera ripresa della possibilità, ci permetteva sempre di rispettare il patto di stabilità, dei mutui, siamo a 432.000 euro rispetto ai 60.000 euro dell'anno precedente, riguardano le due scuole, la scuola di San Michele e la scuola materna Rodari. Vediamo le altre voci che ci hanno permesso di coprire gli investimenti. Permessi di costruire, omesso, quello non tra parentesi è la parte di permessi di costruire destinate a investimenti e il parentesi è quello che è stato destinato nel corso dell'anno a coprire la parte corrente. Ho voluto però guardare anche indietro, anche per un piccolo raffronto, perché come sul discorso trasferimenti e più avanti lo vedremo poi per quanto riguarda l'indebitamento, perché è giusto anche vedere come si andava una volta, ecco, perché il fatto che si potevano raggiungere certi obiettivi di investimento bisognava vedere anche le risorse che si avevano a disposizione.
Bene, guardando gli anni 2007, 2008, 2009, avevamo una somma che si attestava a circa 2 milioni di euro in media di oneri di urbanizzazione, e di questi 2 milioni avevamo un anno circa 1 milione nel 2017 destinato a parte corrente, un po' più di 600 mila euro nel 2008 e circa 600 mila euro nel 2009. Ritengo che pur con anni difficili che abbiamo vissuto, difficili per la finanza locale, difficile per la situazione edilizia in generale, il fatto di limitarci ai 200-300 mila euro di oneri di urbanizzazione destinata a parte corrente sia stato un ottimo obiettivo. A maggior ragione ritengo, l'abbiamo visto già prima, molto importante che nel previsionale 2018 comunque avevamo messo una cifra più bassa, i 250, e già adesso nei primi 4 mesi siamo riusciti a ridurla di 120 mila euro la cifra messa a copertura della parte corrente. Prego. Ecco, anche qui, sempre quello che vi dicevo prima sull'aspetto dell'indebitamento, parliamo di 2009, avevamo un debito residuo di circa 20 milioni di euro. L'anno scorso siamo usciti a chiudere con un debito residuo di circa 16 milioni di euro, perciò 4 milioni di euro in meno. Lo collegherei sempre minori trasferimenti, l'abbiamo visto, dello Stato, ma sommateci pure province, altri enti pubblici, minori oneri di urbanizzazione, stessa se non incremento alcune voci investimenti per quanto riguarda la spesa per la coesione sociale, che è da leggersi anche come investimento, anche se è spesa corrente. Di conseguenza anche una diminuzione di circa 130 euro debito per ogni abitante. Andiamo pure avanti. Siamo alla fine, due o tre slide ancora di riflessione dopo l'aspetto numerico. Credo che anche qui avremo ancora tempo lungo quest'anno, credo che sia importante che crediamo che sia importante, perché in questo momento sto parlando a nome di tutti i miei colleghi, crediamo che sia importante il fatto di passare, logicamente noi analizziamo bilanci previsionali, analizziamo il bilancio consuntivo, però sarà importantissimo arrivare, fatto in casa logicamente, a quello che è il bilancio di mandato. Mandato per rendere conto ai cittadini di quello che è stato l'andamento amministrativo degli anni che abbiamo percorso, sia usando l'aspetto numerico per rendere conto cosa è cambiato nella città. Ho provato a delineare alcuni aspetti che attendere dovremmo dare delle risposte. Certamente il bilancio consuntivo già dà alcune risposte, ma sempre di più dovremmo lavorarci in questo. Uno è l'equilibrio di gestione. L'equilibrio di gestione sembra una cosa scontata, non vuol dire equilibrio di gestione, certamente che il bilancio deve essere in equilibrio, ma l'equilibrio di gestione deve essere in equilibrio anche nel futuro, perché è quello che noi consegniamo, un qualcosa che deve rimanere in equilibrio. La coerenza col programma amministrativo, saper rappresentare passato, presente e futuro. Il fatto di usare queste slide in cui riprendono dei dati oggettivi vecchi, vedono la differenza, l'arco temporale, e poi approdano a un dato attuale, è andare in questa logica. E soprattutto poi vale per tutti noi il fatto di non essere autoreferenziale, ma essere anche critico e prospetto, e poi in ultimo saper far percepire l'utilizzo dei fondi. Passiamo avanti. Dialogo con la città, ecco, questo vuol dire ampliare
l'aspetto che era enunciato prima con supporto alla centralità del rapporto con il cittadino. E questo è un'altra slide che tocca il lavoro che già stiamo facendo, ma che continueremo a fare per arrivare al bilancio di mandato, che non deve essere solo un bilancio fatto di tecnicismi, ma che sappia rappresentare come si è inciso sul vissuto quotidiano, sapendo che non si è risolto tutto, ci mancherebbe, ma da dove si è partiti e dove si è arrivati in questo momento, sapendo che ci sarà ancora strada da fare per quanto riguarda il tema della coesione sociale, e sapendo anche che non basta enunciare che la famiglia è il nucleo centrale di una comunità cittadina, ma se poi dopo non si sposa con questo i vari servizi. Penultima, ma ultima sul tema del bilancio di mandato, è anche il raffronto con quello che viene sempre più richiesto da parte degli organi centrali, dove ci portano a dire: tu ente pubblico, per certi aspetti è vero che non sei una società privata, è vero che non devi confondere l'avanzo o il disavanzo come fosse un utile o una perdita, pertanto più avanzo vuol dire più tanto utile e via dicendo, però anche qui riflettiamo, e speriamo anche chi ha potere di farlo rifletta, le peculiarità che ha un bilancio, che deve avere un bilancio di un ente pubblico rispetto a un'azienda privata, e come umile riflessione guai se non ce l'avesse, vale a dire chiediamoci rispetto a una società privata chi sono gli azionisti, chiediamoci che cosa vuol dire dividendo atteso per una società privata e il risultato economico per un comune, chiediamoci la strategia e la finalità per una società privata e la strategia e la finalità di un ente pubblico, chiediamoci qual è la gestione caratteristica di una società privata e qual è invece la gestione caratteristica di un ente pubblico, e il ritorno dell'investimento. Ecco, credo che questo è un po' dovuto un po' alla mia deformazione di lavoro, sono cinque caratteristiche che in certi aspetti siamo obbligati a verificare, e guai che se così non fosse di un bilancio di una società privata, e un consiglio di amministrazione di una società privata deve rispondere su questi aspetti qui. Anche noi, giunta, sindaco, assessori, consiglio comunale, deve rispondere su questi aspetti, ma con accezioni diverse, guai se non fossero diverse. E chiudo facendo mia una riflessione che ho trovata nel preparare queste slide. Avevo letto un resoconto di un convegno di giovani amministratori e era intervistato un amministratore e lui aveva fatto questo ragionamento e gli avevano chiesto ognuno doveva indicare quelle 3, 4, massimo 5 caratteristiche che devono un po' caratterizzare l'operato, il tender di un amministratore pubblico. Le prime tre non sono state una sorpresa, perché l'abbiamo già detto diverse volte, cioè la passione, la cultura della responsabilità, della corresponsabilità, la competenza. Mi ha colpito l'inquietudine e poi c'era la giustificazione, cioè il fatto di chiedersi e in qualche modo avere qualcosa dentro di dire: tutto sommato non è ancora mai finito il mio lavoro, c'è sempre qualcosa che potrei o avrei potuto fare meglio. Ecco, questo mi ha colpito perché è un po' le caratteristiche che abbiamo avuto, ecco, in questo periodo. Quante volte, pur dovendo poi prendere delle decisioni, perché amministrare vuol dire prendere delle decisioni del bene o del male, ma poi quante riflessioni, sia giunta ufficiale o formale che o ufficiosa, che il sindaco ci convocava in qualche modo, o riunioni di maggioranza ufficiali, ma anche così per strada, in cui questa inquietudine rimane, ed è bello che rimanga, perché è quello che in continua ci porta a vedere quegli aspetti numerici in un altro modo, ed è quello, e chiudo, quello che ci fa
raffrontare quello che sono due città da abitare, l'ideale e il reale, che logicamente non sono da confondere, perché non viviamo sulla Luna, viviamo coi piedi per terra, siamo chiamati tutti i giorni a confrontarci con il reale, perciò non da confondere, ma neanche da separare del tutto, perché nel momento in cui arriviamo a separare del tutto non avremo mai degli obiettivi forti, ma ci fermeremo solo all'aspetto numerico. Grazie. Grazie all'assessore che è rimasto nei 30 minuti canonici, perfetti. Nel frattempo ho ricevuto un messaggio da parte del consigliere Tripodi che mi ha chiesto di scusare la sua assenza, ci sta raggiungendo ma ha avuto un contrattempo di famiglia, quindi sta arrivando. Quindi adesso è aperto il dibattito e possiamo... Signor Marengo, prego. Sì, chiediamo al dottor Grillo. Potremmo fare la fotocopia della foto. Hai detto 21? Sì. 21. È quella con tutte le lettere. Sì. Là c'è quella del... Quella lì vuole. Sì, questo qua è completamente in quando siete pronti mi mandate un messaggio, io magari esco un attimo. Quando siete pronti mi avvisate, io esco un momento e poi torno. Il tempo sta per scadere, se non ci sono richieste io metto in votazione la delibera per ovvi motivi, insomma. Allora, sarebbe la prima volta, ma sfatiamo anche tutti i miti, la prima volta, sì. I miti sono fatti per essere sfatati, quindi se non ci sono interventi io effettivamente adesso ho... Consigliere Somaglia, prego. Non era una melina per aspettare consigliere Tripodi, ma intanto approfitto, non ho ancora preso la parola, per unirmi alle parole del sindaco quanto riguarda la vicinanza alle famiglie dei nostri concittadini e dei rappresentanti dell'Arma dei Carabinieri che purtroppo sono deceduti nei mesi scorsi. Un benvenuto all'ingegner Ciceri, che conosco, vuol piacere, architetto, che avremo modo di conoscere nel proseguo della nostra e della sua attività. Un benvenuto quindi. E siamo a uno degli appuntamenti nell'arco della consigliatura
che è un po' il tirare le somme, no, di quello che è successo nell'arco dell'anno appena passato, e nelle more del bilancio di mandato, come ha detto l'assessore, il consuntivo che questa sera ci prepariamo a votare, e il nostro annuncio già sarà sicuramente un voto negativo, ma non per il merito dei numeri, ma perché conseguenza di un bilancio previsionale che noi non abbiamo provato, perché abbiamo forse la presunzione di poter fare magari le cose in maniera diversa, o organizzare l'attività amministrativa e gli eventuali, soprattutto, interventi di carattere di lavori pubblici in maniera diversa rispetto a quello che avevamo trovato nel bilancio previsionale e che troviamo oggi in consuntivo. Allora, intanto durante le commissioni e nella discussione mi sono appuntato un paio di così considerazioni sui quali volevo in qualche maniera avere risposta dall'assessore. Per quanto riguarda ad esempio la parte investimenti, avevo già notato durante le commissioni, ma che i contributi per investimenti negli ultimi 3 anni sono calati notevolmente, no? Allora, questo o a fronte di una diminuzione degli investimenti fatti, o a fronte di minori interventi da parte di esterni rispetto ai lavori che sono stati fatti. Il discorso del pagamento dei fornitori, noi avevamo fatto, se non ricordo male, un'interrogazione, comunque nei mesi scorsi. È vero che c'è stato un miglioramento, ma mi risulta che rispetto alle altre città della provincia, e che presumo abbiano la stessa metodologia di rendicontazione, rimaniamo ancora purtroppo indietro. E questo soprattutto in un momento che continua ad essere di difficoltà economica importante, soprattutto per le piccole e medie aziende che soffrono una carenza di liquidità, può essere un problema per le aziende sia del nostro territorio, ma in generale per le aziende che prestano la propria opera per il nostro comune. Quindi è vero, il lavoro che è stato fatto è notevole, come ci diceva l'assessore, ma il nostro è un invito a proseguire in maniera determinata in quella direzione. Scusate se vado un po' così, ma in base a quello che durante le commissioni mi ero appuntato. Allora, per quanto riguarda i costi dei servizi ai cittadini, no? Quindi la percentuale di copertura, bene ci ha espresso l'assessore per quanto riguarda l'asilo nido, dopo scuola. Ecco, io mi ero evidenziato che, per esempio, per quanto riguarda i musei, quindi c'è una percentuale di copertura veramente molto irrisoria. Allora, questo mi fa ragionare in due maniere: o coloro che fruiscono dei nostri musei, e mi pare siano molti, no, negli ultimi anni, o sono ad esempio scolaresche che giustamente non concorrono, a mio avviso, al monte incassi. Però d'altra parte mi viene da pensare che allora la fruizione dei nostri musei, dei nostri bei musei, vorrei aggiungere, da parte del turista è bassa, perché una percentuale di questo tipo mi pare sia veramente molto molto bassa.
Allora, un cenno sull'avanzo di amministrazione, che negli anni passati, nelle metodologie passate di rendicontazione, era un po' la, come dire, il tesoretto, no? Che poi in questa stagione tutti concorrevano a in qualche maniera a riallocare. Oggi è veramente, alla luce dei risultati che ci sono stati, è veramente poco quello che rimane da poter utilizzare, vuoi per investimenti, vuoi per spesa corrente. E allora, al di là dei tecnicismi, mi chiedo se non sia necessaria un migliore efficientamento della spesa, no? Mi spiego. Allora, se come abbiamo visto ci sono X cifre stanziate e poi alla fine riusciamo a spendere di meno, o perché magari ci siamo sbagliati in fase previsionale, vuoi per fare questo lavoro che in qualche maniera non era o non era necessario, o non si è riusciti ad arrivare nei tempi stabiliti dalla norma a svolgere. Quindi mi chiedo se non sia necessario una maggiore attenzione e un efficientamento per quanto riguarda la spesa. Ecco, qui l'assessore ha fatto riferimento alla scelta importante tra bandi e mutui. Allora, la differenza sostanziale è che uno non concorre al patto di stabilità e l'altro è, diciamo, un debito diretto, e questo per carità è vero, ma dobbiamo sottolineare, e questo lo dico con rammarico, che nei giorni scorsi c'è stato presentato in conferenza dei capigruppi uno, forse il progetto che può essere più importante tra i progetti che sono stati messi in cantiere da questa amministrazione per il termine del mandato, e mi riferisco alla possibile realizzazione della nuova scuola media nella zona di Trento Trieste. Allora, intanto in questo caso qui, seppur di bando si tratta comunque di un onere che ricadrà quando il tutto arriverà a compimento, comunque sull'economia della nostra città. Ma soprattutto colgo l'occasione per con rammarico rimarcare una cosa. È vero che ci è stato presentato in conferenza dei capigruppo, ma io avevo richiesto, e ben evidenziato nel verbale che ci è giunto l'altro giorno, ecco, avevo richiesto di poter approfondire insieme agli altri consiglieri che non fanno parte della conferenza capigruppo, in commissione viabilità e in commissione lavori pubblici, perché uno è un lavoro importante che, se andrà in quella direzione, investirà la nostra amministrazione, l'altro perché l'impatto, come abbiamo voluto sottolineare in conferenza capogruppi, sulla viabilità di quella zona, ahimè, già decisamente travagliata da quel punto di vista, richiederebbe una maggiore informazione nei confronti dei consiglieri. Il Presidente del Consiglio, quale membro Presidente della conferenza dei capigruppo, ha sposato la mia richiesta. Allora, poi veniamo a sapere che qualche giorno dopo, prima di informare i rappresentanti di questa assise, sono già fatte alcune riunioni, ad esempio con l'Interquartieri. Quindi
Alcuni consiglieri comunali sono addirittura venuti a sapere di alcuni dettagli, se non così in maniera definitiva, da parte di rappresentanti dei quartieri che hanno partecipato a quella riunione. E questo, a nostro avviso, è stata una cosa alquanto spiacevole, che riteniamo non debba avvenire. I consiglieri comunali sono i rappresentanti dei cittadini ed è giusto che, soprattutto quando parliamo di opere di una certa importanza, e ripeto, con impatti economici, ma con impatti sulla vita quotidiana dei nostri concittadini, la viabilità, dicevo prima, l'informativa debba essere prioritariamente nei confronti di chi siede in questa assemblea. Dei pagamenti fornitore. Ecco, un'ultima cosa, poi mi riservo di reintervenire magari in un momento successivo. Noi più volte, sia in redazione del bilancio previsionale sia in occasione del consuntivo, abbiamo evidenziato l'importo veramente importante, e forse il definirlo importante è persino riduttivo, delle sanzioni del codice della strada. Allora, siccome ci pare che parte di questi proventi debbano essere comunque reinvestiti per la miglioria della viabilità, eccetera, 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 e noi proprio alcune settimane fa in Consiglio Comunale abbiamo presentato quattro interrogazioni, se non ricordo male, tre delle quali riguardavano interventi di sistemazione di strade, di marciapiedi, di piazze, di parcheggi, e ci è stato detto che i fondi non ci sono. Ecco, mi pare che l'assestamento sia intorno al 1,5 milioni di sanzioni del codice della strada. Ci pare che una risposta del genere sia stata un pochino superficiale. Come dicevo, mi riservo di con piacere abbiamo visto, seppur in maniera marginale, l'aumento del fondo di solidarietà. L'assessore ha fatto un escurso di dati dal 2009. Dal 2009 in avanti si sono susseguiti governi nazionali di diversi colori, e tutti, ahimè, hanno purtroppo in quel settore fatto dei tagli drastici, per cui bisogna in qualche maniera mettere mano al portafoglio e sopperire a quelle mancanze. Bene, per il momento mi riservo di reintervenire per dichiarazione di voto per alcuni chiarimenti che magari l'assessore vorrà fare. Grazie. Grazie a lei, consigliere Somaglia. Consigliere Tripodi. Buongiorno Presidente. Mi scuso per il ritardo, ma ho avuto dei problemi familiari, e devo cogliere anche l'occasione per giustificare l'assenza del mio collega di gruppo Sergio Panero, anch'esso assente però certamente a questa seduta per motivi personali. Mi scuso nuovamente per il mio ritardo, non me ne vogliate, non è una mancanza di rispetto, chiedo completamente scusa e interverrò poi dopo, attendendo poi gli interventi di tutti. Grazie. Grazie a lei, consigliere. Io comunque avevo avvisato del fatto che lei stava per arrivare. Grazie. Consigliere Ambrogio. Sì, grazie Presidente. Ma io vorrei ritornare sulla precisa e puntuale illustrazione del rendiconto che ha fatto prima l'assessore.
e volevo ringraziare anche tutti gli uffici per il lavoro svolto. Qui stiamo analizzando il bilancio del nostro comune e quindi parliamo di numeri e di percentuali e dobbiamo valutare e rendicontare ai nostri concittadini in maniera trasparente l'operato dell'amministrazione. L'obiettivo è quello di misurare lo stato di salute dell'ente e dobbiamo confrontare le nostre aspettative con i risultati oggettivi, rispettando il pareggio tra le entrate e le uscite. Calandoci nel dettaglio di questo rendiconto, vorrei evidenziare alcuni aspetti molto importanti riguardanti il capitolo delle entrate. La pressione fiscale è rimasta invariata per scelta politica di questa amministrazione già ben prima del 2015, da quando il parametro è stato stabilito per legge. La pressione tributaria è in diminuzione. I trasferimenti dello Stato e delle Regioni sono negli ultimi anni diminuiti e non di poco. Ricordo e tutti sappiamo che dal 2009 ad adesso di circa 6 milioni di euro e si tratta di cifre molto importanti per il nostro bilancio. L'indebitamento pro capite riferito ai mutui contratti è in diminuzione e precisamente di circa 130 euro appunto per persone. Nonostante le tante opere realizzate in questi ultimi anni per la nostra città, ma so che questo sarà poi un argomento che verrà trattato da qualche mio collega. Sul capitolo delle spese, e intendo i costi fissi e non progettuali, qui le spese sono in diminuzione di circa 600.000 euro riferiti allo scorso anno. Molta attenzione si è posta riguardo all'anticipazione di tesoreria, utilizzando sempre di più questo strumento per far sì che un gran numero dei nostri fornitori venga rimborsato in tempi più brevi che in passato, ma con una gestione oculata di questo strumento, tant'è che la cifra degli oneri pagati per interessi e spese è molto contenuta. Altro aspetto da considerare è il recupero crediti che è ripartito dopo la brutta vicenda della GEC, nonostante stiamo vivendo ancora un momento di crisi economica. Da una parte quindi tutti questi dati, dall'altra la valutazione delle molteplicità dei servizi offerti ai nostri concittadini nella quotidianità, con la percezione della buona soddisfazione da parte delle persone che questi servizi utilizzano. Questi aspetti saranno meglio approfonditi da qualche collega della maggioranza, quindi non voglio togliere spazio, ma vorrei solo evidenziare, e questo dato è balzato all'attenzione di tutti dopo un recente articolo degli organi di stampa, che purtroppo la nostra città ha un reddito pro capite tra i più bassi della provincia e quindi l'impegno dell'amministrazione comunale deve essere maggiore nell'offrire servizi di buon livello. La conclusione di questo mio intervento è anche nell'evidenza che l'organo di revisione nella sua relazione ha attestato la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione e ha espresso parere favorevole all'approvazione del documento. Mi riservo poi un intervento successivo per esprimere a nome della maggioranza la dichiarazione di voto in conclusione a tutti gli altri interventi. Grazie. Grazie, consigliere Ambrogio.
torno a ripetere quello che ho detto prima, sì. Ci sono degli interventi ancora. Consigliere Milazzo, prego. Giusto per esprimere il mio apprezzamento nei confronti della relazione dell'assessore. Mi è piaciuta molto la slide finale sulle riflessioni. Che cos'è l'inquietudine? Quell'inquietudine, ecco, vorrei esprimere l'inquietudine come la consapevolezza che questa amministrazione ha, che molto è stato fatto, ma molto deve essere ancora da fare. E chi si rende conto che molto è da fare, secondo me, è già sulla buona strada. Sulla buona strada per trovare i mezzi per poter attuare quello che si prefigge. Purtroppo noi ci rendiamo conto, è già stato detto dalla consigliera Ambrogio prima, sui minori introiti e i minori trasferimenti dallo Stato, e sul fatto che la nostra città comunque ha un reddito pro capite inferiore rispetto a quella delle altre città, delle sette sorelle. Allora, quindi questo dovrebbe farci riflettere. Non voglio dire che tutto sia perfetto, anzi, però mi piace molto questa, il fatto che si abbia questa consapevolezza che molto resta da fare. Perché ribadisco, chi ha questa consapevolezza sicuramente riuscirà a fare ancora molto. Ad esempio, non so, vorrei dire che in ambito di quanto ci è stato presentato, di quanto è stato comunque delle scelte che sono state fatte in ambito della coesione sociale, cioè a fronte di tagli di circa 600.000 euro, adesso euro in più o in meno, ma mi sembra che questa fosse la cifra presentata dall'assessore, io ho visto che per quanto riguarda la coesione sociale non vi sono state diminuzioni di impegni, cioè gli impegni sono stati rispettati e questo è importantissimo per la nostra città, per i nostri concittadini, in modo particolare per quanto riguarda i servizi che vengono offerti. Adesso ribadisco, non vorrei ripetere la relazione dell'assessore neanche quanto è già stato espresso dalla consigliera Ambrogio, però mi sembra molto importante questo. Non vorrei leggere voce per voce quanto è stato l'impegno importante. Cospicuo è sempre stato il sostegno all'allocazione diretta e anche indiretta attraverso i bandi, è vero, però anche occuparsi dei bandi che escono è un notevole impegno, no? Comunque un sostegno molto importante è stato quello diretto, il fatto che ci sia stato degli interventi a favore dei soggetti a rischio rispetto all'esclusione sociale, sono stati attivati dei progetti in questo ovviamente in collaborazione con altri enti che operano nella nostra città e mi è sembrato anche importante. Quindi i numeri di per sé potrebbero sembrare aridi, ma ribadisco, bisogna anche cercare di leggere tra questi numeri i risultati che sono ottenuti, che non significa adagiarsi comunque, ripeto, non ci adageremo. Però in un momento in cui il mercato del lavoro non presenta prospettive, l'attenzione di questa amministrazione è stata notevole. Infatti l'amministrazione si è anche attivata per sostenere i tirocini per l'inserimento lavorativo. Poca cosa si dirà, ma quanto è stato possibile fare? Tra gli interventi di edilizia pubblica, invece, in quanto, chiedo scusa, probabilmente un po' di deformazione professionale, vorrei fare un apprezzamento e congratularmi con la scelta di bonificare le scuole dall'amianto. E quindi questo per me è stato un impegno economico notevole che dovevamo ai nostri cittadini più piccoli e anche agli operatori che comunque vivono quotidianamente nelle nostre scuole, per cui quest'ultimo intervento mi è sembrato anche qualcosa di importante ed è un modo per prevenire, quando parliamo di salute, per prevenire quindi determinate malattie. Grazie. Grazie al consigliere Milazzo.
Allora, aspettiamo altri interventi, altrimenti sì. Se non ci sono, si deve porre in votazione. Beh, sì, è vero, c'è ancora eventuale replica dell'assessore, ovviamente. Però forse è meglio raccogliere alcune sollecitazioni, se arrivano, se non arrivano. Qualche gruppo deve ancora esprimersi. Questo per memoria, non è un obbligo. Dichiarazioni di voto non sono ancora state fatte. Grazie. Chissà se il lampadario porta luce e quindi qualcuno magari non vedeva bene i dati, i numeri riportati sui fogli, adesso ha un'illuminazione. Allora, se non ci sono più richieste di intervento, io devo dichiarare chiusa, dopo l'eventuale replica dell'assessore, dichiaro chiusa la discussione e si passa al voto. Quindi, se qualcuno vuole parlare, lo dica adesso. La conclusione era molto scontata. Io l'ho fatto apposta perché voi parlaste. Vi ho dato il là. Allora, io do la parola all'assessore, però mi pare che sia corretto che dopo l'assessore la discussione sia chiusa, altrimenti non è che riapriamo di nuovo. L'assessore replica come prassi, poi. Allora. Ah, benissimo. Dopo le minacce arrivano. No, cosa, aspetta, prima nessuno, adesso in due. Scusi, consigliere Ferrera, abbia pazienza, l'ha preceduta di un secondo il consigliere Isu. Quindi prima nessuno, adesso due, perfetto. Consigliere Isu, poi consigliere Ferrero. Ma molto velocemente. Allora, si è parlato della riqualificazione energetica degli edifici scolastici e nella slide numero 23 mi sembra fosse riportata appunto l'adeguamento non soltanto degli impianti ma anche il cappotto, i serramenti. Questo vuol dire anche più sicurezza e l'ampliamento della mensa al piano terra e l'aggiunta di un servizio proprio nella scuola di San Michele. Credo che gli interventi nelle scuole siano molto importanti proprio perché vanno a così dare un valore agli immobili ma anche un servizio migliore ai nostri piccoli cittadini. E l'altro vantaggio è ovviamente il risparmio energetico che con la posizione di 565 valvole termostatiche ai caloriferi siamo riusciti ad ottenere. Come faceva riferimento la rimozione dell'amianto la consigliera Milazzo, è su una ex scuola, ma adesso chiaramente quell'edificio è adibito a sede dell'ARPA per associazioni di volontariato. Ricordo anche l'intervento per il secondo scivolo della scuola di Madonna Fiori e poi ci sono tutto un sostegno notevole alle politiche dell'istruzione in collaborazione con vari enti competenti. Ricordo appunto la formazione ad esempio del settembre pedagogico piuttosto che tutti i progetti a sostegno dell'attività curricolare con i vari insegnanti e il mantenimento dei servizi scolastici comunali, del doposcuola, il prolungamento orario, il servizio trasporto scolastico, l'assistenza all'autonomia e alla disabilità, le convenzioni con le varie direzioni didattiche per la gestione dei servizi ausiliari
anche nelle scuole statali materne ed elementari. Il mantenimento del sostegno economico, la sovvenzione, il rimborso e la riduzione delle tariffe e la realizzazione dei progetti educativi a favore dei minori. E ricordo ancora che su questo paragrafo, tramite l'ufficio pace, ci sono tutta una serie di interventi che abbiamo anche appena concluso con le scuole superiori, con ad esempio queste tre assemblee che siamo riusciti a dare agli istituti scolastici, che ha soddisfatto i nostri giovani anche per le tematiche sulle fake news oppure sugli armamenti che sono state seguite da esperti che abbiamo avuto ospiti nella nostra città. Non dimentichiamo il servizio estate ragazzi, che con le associazioni che lavorano educative sul nostro territorio copre appunto questo tempo di vacanza non soltanto come parcheggio ma con attività strutturate e interessanti anche di alto gradimento per le nostre famiglie. Le convenzioni anche per la dispersione scolastica o le relazioni che si mantengono con le scuole, le associazioni sportive, le società sportive per l'organizzazione del tempo libero, ma che hanno una forte valenza anche educativa. Il discorso sulle mense scolastiche, oltre ad avere questa l'approvazione delle procedure, abbiamo anche un controllo sulle merci, sull'accettazione delle materie prime, la loro garanzia, il chilometro zero e il mantenimento anche di tutta una serie di diete, diciamo, personalizzate nel momento in cui i ragazzi hanno necessità particolari di intolleranze o dal punto di vista clinico o culturali e religiose. Si è parlato dell'asilo nido, c'è questo mantenimento del sistema, di questo servizio con le due realtà, l'asilo nido, l'Arca di Noè e il Giocanido. Sono due strutture che offrono servizi innovativi molto apprezzati dalle famiglie. E poi arriviamo alle politiche sociali con le attività che vengono svolte ad esempio sull'attestazione ISEE piuttosto che i diritti alla casa, il contrasto all'emergenza abitativa, i fondi a sostegno della locazione con i contributi che vengono assegnati, quindi una attenzione particolare proprio a tutti i bisogni e le necessità, senza dimenticare anche il bisogno della terza età, dove il centro anziani viene sostenuto con dei finanziamenti per le iniziative culturali o così di incontro che vengono mantenute dal gruppo che lo frequenta. Tutto il sostegno alla disabilità e quindi alle attività sportive che i disabili possono frequentare, il supporto ai minori sia nell'estate ragazzi che il sostegno all'interno delle scuole che viene svolto da questi operatori che sono veramente fantastici, preparatissimi, professionali e che danno un grosso supporto a tutti i docenti con cui collaborano. Lavoro che si sta facendo con la mensa sociale sul gruppo interparrocchiale della Caritas e soprattutto il lavoro anche del supermercato sociale e il prestito della Speranza, anche questo è un grosso lavoro di sostegno a chi magari momentaneamente ha delle problematiche. Quindi ci sono poi come ultimo progetto quello dell'assistenza sanitaria agli indigenti e vorrei fare i complimenti all'assessore per il grande lavoro che ha fatto di collaborazione con il liceo e i ragazzi che lavorano che hanno lavorato meglio per il reperimento dei fondi del crowdfunding con il sostegno proprio a tutte queste attività sociali su questi tre progetti sulla città. Questa raccolta fondi che dà un lato l'aiuto sulle necessità che le famiglie possono presentare,
ma nello stesso tempo offre ai ragazzi la possibilità di sperimentare sul campo con un'attività concreta, un compito reale che peraltro hanno svolto e presentato con molto entusiasmo e con molta professionalità. Ecco, questa è un po' il quadro dell'impegno che questa amministrazione ha messo in campo per accompagnare, per stare a fianco, per aiutare in questa circolarità dell'aiuto in modo che nessuno si senta escluso e che nessuno si senta abbandonato, ma essere tutti quanti cittadini attivi facendosi carico gli uni delle necessità e dei bisogni degli altri. Ringrazio per questo lavoro sia l'assessore che i responsabili degli uffici e tutti gli operatori di questa amministrazione, perché questo è possibile non soltanto per un'iniziativa e una motivazione politica che nasce da questa amministrazione, ma anche per il supporto e l'aiuto che tutti questi tecnici ci offrono. Grazie. Grazie consigliere Isu. Si era prenotato il consigliere Ferrero, prego. Grazie presidente. Un grazie particolare all'assessore per la compiutezza dell'esposizione e alle colleghe che hanno analizzato puntualmente specifici aspetti e capitoli del consuntivo. Per non ripetere, mi soffermerò su qualche parte riguardante in particolare gli investimenti, anche se magari qualcosa lo ripeterò, che hanno già detto parlando dopo. Si corre sempre questo rischio, cercherò di magari aggiungere qualche elemento in più. Premetto che in ogni sano bilancio di una famiglia, i momenti di vacche grasse, le grandi spese sono quelle, e quelle in conto capitale appunto, si affrontano dopo aver garantito l'indispensabile, cioè le spese correnti. Della fattispecie del nostro bilancio, il funzionamento e quelle di mantenimento dei servizi alle persone e ai cittadini, mantenendo la pressione fiscale e tariffaria costante. Ovvio quindi che le spese per investimento risentano dei limiti della disponibilità economica, che credo sia opportuno ricordare ancora una volta, anche saggetto dall'assessore, ribadito dalla consigliera Isu, però è un elemento talmente importante che ce lo dobbiamo dire parecchie volte, che tra il 2009 e oggi 4.200.000 euro in meno di trasferimento dallo Stato, che aggiunti a quello della Regione ed altri, si arriva a 6 milioni. Quindi, consigliere Somaglia, credo non ci sia da stupirsi più di tanto se i contributi per investimenti negli ultimi 3 anni siano calati. Questo è il quadro della situazione. Lei ha detto testualmente che i contributi per investimenti degli ultimi 3 anni sono calati notevolmente. Queste sono le parole che io ho sentito da lei, forse ho sentito male, non lo so. Si è fatto quindi fuoco con la legna che si aveva a disposizione. Qualche mutuo, sempre però nel rispetto del patto di stabilità, facendo sempre di necessità virtù, selezionando con oculatezza gli interventi, dando priorità, pur non escludendo opere minori, a 2 importanti capitoli di spesa: l'edilizia pubblica, con particolare riguardo alla scuola, riqualificazione urbanistica e opere stradali. Parto dal primo, cioè gli importanti investimenti sugli edifici scolastici, che hanno migliorato notevolmente la qualità della vita scolastica sotto l'aspetto ambientale. Le scuole interessate dagli investimenti sono state quelle di San Michele, la Rodari degli Ospedali, l'ospedale quella di Bescurone, per la quale è stato approvato il finanziamento e seguirà l'iter di progettazione ed esecuzione. Ed in precedenza queste, la Don Milani prima, l'asilo di Via Piumatti, tutte riqualificate energeticamente con interventi diversificati, dai cappotti esterni alla sostituzione dei serramenti, alla posa di 560 valvole termostatiche, che hanno comportato questi interventi come conseguenza
la restituzione di fondi previsti dalla legge sul conto termico di 149.000 euro già conteggiati nella variazione di bilancio appena approvata. Interventi resi possibili questi dalla partecipazione con esito positivo a tre bandi, di cui i due bandi Kyoto. Per la scuola media di Via Piumatti, citata, l'amministrazione ha ritenuto che la necessaria ristrutturazione radicale dell'edificio sarebbe risultata troppo costosa ed ha avviato il percorso per la costruzione di una nuova moderna scuola in posizione centrale su parte dell'area dell'ex scalo merci delle ferrovie. Opera da finanziare tramite partecipazione al bando INAIL, non essendo possibile accendere un mutuo di tale portata per il vincolo del patto di stabilità. La proposta è stata presentata e discussa recentemente in conferenza capigruppo per avviare il percorso di condivisione del progetto. Faccio una digressione sugli appunti che mi ero fatto proprio a seguito delle rimostranze del consigliere Somaglia in merito alla sequenza di queste informazioni. All'interquartiere, riunione seguente a quella dei capigruppo, sono state date esattamente le stesse informazioni che erano state date ai capigruppo. Riguardo ai problemi di viabilità sollevate alla capigruppo, sono gli stessi sollevati dall'interquartiere e sono quelli sui quali si concentrerà maggiormente l'attenzione progettuale. E appena si sarà fatto qualche passo in più, perché si è proprio all'embrione, si è all'idea sulla questione viabilità, sarà certamente e sicuramente portato ai capigruppo prima e alla commissione viabilità poi. Torno al punto. Quindi ecco, per la scuola media Piumatti abbiamo detto. Ancora sull'edilizia pubblica, è stata fatta manutenzione straordinaria della cappella del cimitero tramite fondi del bando della Fondazione San Paolo. La rimozione completa dell'amianto sulla copertura dell'ex scuola elementare di Via Piumatti, 100.000 euro di fondo comunale. Sottolineo che con questa operazione è terminata la rimozione dell'amianto su tutti gli edifici pubblici. La bocciopoli di Falchetto, la messa in sicurezza della facciata del Museo Craveri, l'ingresso della scuola Gioietti. Opere pubbliche e stradali 2017. Il completamento del parcheggio sulla copertura della ferrovia L'8-4 con illuminazione e arredo urbano. E qui sottolineo che è in previsione la realizzazione del sesto lotto di copertura con finanziamento di RFI e della Regione. Rifacimento impianti e asfaltatura completa e parti di nuova illuminazione di via Gorizia. Sottolineo qui che erano opere inizialmente non previste, ma si è riuscito a farle realizzare ed accollarne totalmente il costo a Bra Energia per il disguido causato agli abitanti per il mancato rispetto dei tempi di chiusura per i lavori di teleriscaldamento. Ed è stata una spesa notevole. L'arredo urbano di via Principi, via Cavour, via Vittorio Emanuele, l'intervento statico sulla bocciofile di Falchetto, l'area giochi di Bandito, progetto del comitato di frazione con contributo della Baratti Milano, un contributo alla realizzazione della rotonda della crociera Burdine di 30.000 euro realizzata dalla provincia poi. Messa in sicurezza di movimento franoso nella sede del comitato di frazione di San Michele con contributo del comitato stesso. Diverse le sistemazioni stradali, le più importanti la strada San Matteo, la strada San Michele, la strada Falchetto, Borgo Nuovo e parte di strada Gallotto. In più opere di manutenzione ordinaria e straordinaria. Chiudo qui, nella consapevolezza sia stato un buon consuntivo del lavoro svolto, riservandomi di intervenire ancora se necessario. Grazie. Grazie al consigliere Ferrero.
Consigliere Tripodi, prego. Grazie Presidente. In questo momento ci troviamo a approvare uno dei documenti più importanti a livello amministrativo cittadino, in quanto è il documento che fa da conclusione, che conclude quello che è un intero anno di lavoro e di attività amministrativa del nostro ente. Noi come gruppo avevamo già in fase di previsionale di bilancio dato le nostre argomentazioni e dando il nostro contributo facendo le nostre osservazioni riguardante la struttura di bilancio, e ad oggi ci ritroviamo a fare il resoconto di quello che avevamo detto qualche tempo fa. Allora, ho ascoltato, mi scuso, ribadisco le scuse, ripropongo le scuse per il fatto che sia arrivato in ritardo e non ho potuto ascoltare l'intervento dell'assessor Fogliato, o comunque degli assessori che hanno preceduto tale dibattito, ma credo che come ogni anno e come durante le varie commissioni nelle quali abbiamo partecipato, l'assessore sia sempre stato molto molto chiaro, molto trasparente, e approfittiamo anche per ringraziare tutto il lavoro degli uffici che per fare il lavoro appunto di resoconto, di consuntivo, un lavoro importante, e quindi ringrazio per la loro attività. Sì, tra le relazioni della gestione ci sono, della gestione 2017, ci sono punti secondo noi importanti che hanno già sottolineato e dato modo di parlarne altri consiglieri che mi hanno preceduto, in senso che questa amministrazione dice di non aver, ma anche a numeri così è, di non aver toccato quello che è la pressione fiscale della nostra comunità, dei nostri cittadini. Assolutamente, dateci l'opportunità di una battuta, se anche l'amministrazione avesse fatto un'opera di aumento di pressione fiscale sarebbe stata completamente la fine, perché già tutti gli altri enti hanno fatto il possibile per rendere la vita quasi impossibile a famiglie, cittadini, comuni e imprese. Quindi credo che sia fondamentale che questa amministrazione non abbia aumentato o comunque aggravato quella che è il fisco per quanto riguarda appunto la vita quotidiana della nostra gente, delle nostre attività e quant'altro. Un indebitamento in diminuzione, un indebitamento pro capite in diminuzione, che anche qui può essere letto in maniera favorevole, può essere letto in maniera positiva, come invece può essere letto in maniera, diciamo, con qualche spunto di critica, perché è vero che a livello di media abbiamo letto alcune notizie, ma ho sentito che un altro consigliere che mi ha preceduto diceva quello che sto per dire adesso, dove la nostra città è tra le ultime come reddito pro capite della nostra provincia, ma è anche vero che comunque il trend a livello
economico generale è un trend comunque positivo. E questo trend positivo dobbiamo impegnarci a fare in modo di non perdere dei treni e cercare di avere il coraggio di fare delle scelte per non perdere delle occasioni, perché tant'è vero che ad oggi viene dato questo dato appunto del fatto che il reddito pro capite sia uno dei redditi più bassi rispetto a quello della provincia, ma è anche vero che ci sono dei trend a livello economico, delle previsioni che danno una prospettiva forse più positiva rispetto a quello che sarà l'andamento economico, ma in modo generale del nostro paese e quindi anche nello specifico della provincia di Cuneo. Sicuramente per agganciarsi a quello che potrebbe essere uno sviluppo, seppur minimo, una crescita, seppur piccola, ci sono attorno a noi delle opere alla quale non possiamo minimamente fare a meno. Quindi un forte impegno di questa amministrazione e da parte di tutte quante le amministrazioni a lavorare veramente e in maniera seria per quanto riguarda il completamento di quello che è la tratta autostradale dell'Asticuneo. La forza è la convinzione di lavorare veramente per mettere una parola fine a quello che è l'ospedale di Verduno, perché se è vero che facciamo quello di oggi un resoconto di quello che è l'attività amministrativa, anche in maniera minuziosa, di quello che l'amministrazione ha fatto nei suoi interventi all'interno delle varie riqualificazioni all'interno delle scuole, delle riqualificazioni seppur piccole o grandi che sono state, dobbiamo avere la consapevolezza che la nostra città è comunque in mezzo a quello che è un sistema che per lo sviluppo di alcune nostre attività e per la crescita dei nostri territori non possiamo fare a meno di pensare anche a un qualcosa che va oltre i nostri confini comunali. Quindi mi allaccio a quello che è da parte nostra, ma mi sembra che anche in alcuni momenti delle varie commissioni che hanno preceduto tale riunione abbiamo fatto capire che riteniamo forse che questa amministrazione pecchi di una scarsa progettualità negli interventi che ha messo in cantiere, che ha concluso durante quest'anno, ma durante anche gli anni successivi. Perché se è vero che ad ogni bando questa amministrazione debba partecipare, perché ogni bando è importante, perché ogni bando fa arrivare delle risorse che possono essere utilizzate e comunque per dare modo di fare degli investimenti importanti all'interno del nostro territorio, è anche vero che alcune volte bisogna fare dei ragionamenti di opportunità, perché non è possibile, o comunque riteniamo che sia alcune volte un navigare a vista il fatto di pensare di dover, ok, c'è un bando, partecipiamo a quel bando perché riteniamo che quella cosa lì sia importante. Magari non abbiamo mai visto una determinata opera all'interno di nessun programma amministrativo, però
da un momento all'altro alcuni interventi sono diventati importanti perché sono emersi i bandi alla quale l'amministrazione ritiene che debba partecipare a forza. Abbiamo delle, forse sì, ma credo che è proprio in questa occasione, oltre ad andare a vedere le parti specifiche e andare a veramente prendere il bilancio e sminuzzarlo nelle sue piccole parti, mi sembra più giusto e più logico fare un discorso nel momento in cui si approva il rendiconto anche più politico, perché di fronte a noi abbiamo comunque delle scommesse, delle attività che andranno ad iniziare la propria gestione, quale il nuovo appalto della raccolta e smaltimento rifiuti, quindi una seria e attenta valutazione di quello che sarà delle attività nell'obiettivo dell'interesse generale della tutela dell'ambiente, ma attenti a quello che sono i costi e quindi le tasche dei cittadini, per prevedere una futura diminuzione di quello che è, chiamiamola in gergo, la tassa rifiuti. Si è parlato di socioassistenza, pur essendo, è vero, la nostra città, una delle città, come dicevamo prima, con un reddito pro capite inferiore rispetto ad altri della nostra provincia, riteniamo che questa amministrazione abbia fatto un buon lavoro per quanto riguarda la socioassistenza e che sia però fondamentale sempre di più veramente andare incontro a quello che è il principio del non assistenzialismo, ma quello veramente di creare e di fare in modo che nel momento in cui un nostro concittadino viene aiutato possa dare la sua opera per sostenere la comunità in generale. Quindi no a quello che è l'assistenzialismo, ma credo che questa amministrazione stia andando nella direzione giusta. In quanto alle opere e agli interventi di riqualificazione che faceva riferimento anche il consigliere Ferrero, noi riteniamo che ci sono stati degli interventi di riqualificazione che sono stati fatti solo proprio per essere fatti, senza veramente un intento di lungo termine, nel senso che, come spesso e volentieri è capitato in altri miei interventi in Consiglio Comunale, abbiamo detto che ci sono stati interventi all'interno della nostra città di riqualificazione, ma faccio esempio, continuo a fare lo stesso esempio perché forse è quello più visibile e plausibile, l'intervento di Via Piumatti, che vede già una via a pochi anni da un intervento di riqualificazione di nuovo non in ottime condizioni. Ma parliamo dell'intervento anche di Via Principi, che, come spesso e volentieri è stato detto dal mio collega Panero, è un intervento che a vista ha dato l'idea di una un maggior ordine, una maggior pulizia, ma a livello concreto abbiamo pur si notato che alcuni materiali non sono stati dei materiali quelli utilizzati nella realizzazione di questo intervento tra i migliori. Difatti spesso e volentieri sono molte le critiche da parte anche dei vari commercianti, ma non soltanto, anche della gente che si trova a passeggiare per quelle vie, per quanto riguarda le piastrelle, che sono di una tipologia porosa, qualsiasi cosa
caschi per terra, rimane veramente non un bel vedere. Quindi spesso e volentieri degli interventi fatti un po' a macchia di leopardo, senza una vera e propria progettualità. Si parlava di parcheggi, si parlava della conclusione del lotto della copertura della stazione ferroviaria, dove sono stati realizzati 40 parcheggi in più, ma riteniamo che sia fondamentale che questa amministrazione preveda che all'interno della nostra città il numero dei parcheggi aumenti, ma aumenti in maniera consistente una volta per tutte. Perché per far sì che la nostra città, il nostro centro cittadino, diventi quello che è da sempre, diciamo in questi momenti, il vero centro commerciale naturale, ha fortemente bisogno, visto e considerato anche gli interventi che hanno spesso e volentieri diminuito il numero di parcheggi all'interno vero e proprio del centro della nostra città, hanno bisogno di quello che è un parcheggio e la possibilità che le persone possano in maniera tranquilla, nel momento in cui scelgano di fare i propri acquisti all'interno della nostra città o fare le proprie cose quotidiane, non debbano essere sempre con la paura o comunque avere quasi la certezza che se arriva in centro città a trovare un parcheggio sia difficile e magari anche costoso, perché i pochi parcheggi che ci sono, per come poi vengono in maniera giusta, perché sarà sicuramente giusto, in maniera attenta, magari ti costa anche caro, perché per andare magari a comprare un po' di pane per la famiglia parcheggi anche soltanto un attimo, poi ti ritrovi subito la multa. Quindi magari prevedere una forma anche di parcheggio che riduca al minimo possibile la possibilità che una persona, per andare a fare quattro spese, possa andare a rischiare di prendersi poi una multa da 20-30 euro. Quindi progettualità negli interventi è una cosa fondamentale che riteniamo sia quello che potrebbe essere il futuro alla quale agganciarsi in questa prospettiva, anche seppur minima, di crescita. Questa amministrazione, possiamo dire in maniera concreta, sta facendo, non possiamo dire che non sta lavorando in questo senso, ma a livello delle manifestazioni, a livello del turismo, a livello di far di Bra un centro per quello che è l'accoglienza di nuovi visitatori, quindi creare le condizioni per far sì che Bra diventi un fulcro anche per quanto riguarda il turismo enogastronomico, ma non soltanto, museale, del nostro territorio. Noi crediamo che questa amministrazione abbia fatto passi avanti in questo senso, ma crediamo che su questa cosa qui l'investimento debba essere ancora più grosso. Perché se è vero che, come diceva prima il consigliere Ferrero, ci sono due facce della medaglia, spesso e volentieri si vive in due situazioni differenti: quello che leggiamo sugli organi di stampa e quello che poi avviene nel concreto a livello amministrativo. Perché se è vero che ad esempio i trasferimenti statali sono stati inferiori rispetto a quello del 2009, quasi a toccare i 6 milioni in meno e quant'altro,
vi dico che la frase che dice il consigliere Ferrero, fare fuoco con la legna a disposizione, spesso e volentieri però ascoltiamo di questi grandi risultati raggiunti, opere faraoniche incredibilmente, e spesso e volentieri sembra che non si faccia soltanto fuoco con la legna a disposizione, ma si faccia forse il più possibile il fumo con quella legna a disposizione, perché poi, come certamente ho sentito da altri consiglieri, la ciccia degli investimenti e delle opere vere e proprie messe in atto sono state particolarmente poche e saranno comunque ridotte. Quindi si tratta semplicemente di essere trasparenti, chiari, e di non far invece passare come se questa amministrazione dovesse veramente fare tutte queste grandi opere, perché in attesa abbiamo sempre quella grande opera che aspettiamo sin da sempre, che è quella dell'interramento della linea ferroviaria, appunto della stazione. Anche lì abbiamo quasi concluso, siamo al nono anno di amministrazione Sibille. Ricordo veramente come se fosse ieri che, per dar credito e per dare una garanzia e per dare un senso di conferma di quello che si stava promettendo nella scorsa campagna elettorale, ricordo che già nel 2009, nel programma del 2009, si faceva riferimento che l'opera dell'interramento della ferrovia sarebbe avvenuta 10 anni dopo. Oggi siamo al nono anno, alla conclusione della seconda consigliatura, e di risultati per quanto riguarda l'interramento della stazione non ne abbiamo visti, se non delle forti spese che poi potremmo chiamare in un'altra maniera, perché poi magari potrebbero essere chiamati anche come spese di investimento, ma io le ritengo ad oggi semplici costi invece per il progetto. Quindi credo che sì, più realismo, più progettualità, utilizzare veramente quello che fare fuoco con la legna a disposizione e fare meno fumo con la legna a disposizione. Mi riservo poi di poter intervenire per la dichiarazione di voto dopo le risposte dell'assessore. Grazie. Grazie a lei, consigliere Tripodi. La parola al consigliere Somaglia, prego. Ma io brevemente, perché sono stato chiamato in causa dal consigliere Ferrero e volevo solo chiarire quello che ho detto. Allora, non ho assolutamente detto che non ci sono stati trasferimenti per l'operatività, ma ho sottolineato che i contributi per gli investimenti rispetto al 1.700.000 del 2015, 1.056.000 del 2016, nel 2017 si sono assestati a 497.000 euro. E la mia era una domanda, un quesito all'assessore: cosa significa questo? Altra cosa che vorrei chiarire col consigliere Ferrero è che non ho assolutamente detto che nella riunione dei interquartieri siano state date notizie diverse rispetto a quelle dei capigruppo, ma ho detto un'altra cosa, che a mio avviso, visto che da me è stata richiesta la convocazione di una commissione lavori pubblici e viabilità, e mi dia atto il presidente del consiglio, lui stesso ha sposato questa richiesta,
sarebbe stato opportuno, prima di parlarne al di fuori, parlarne con gli altri consiglieri che non hanno partecipato alla riunione dei capigruppo. Colgo con piacere il fatto che il consigliere Ferrero detti il cronoprogramma di questa vicenda. Si parlerà in conferenza dei capigruppo, poi si parlerà successivamente in commissione viabilità. Non so, ecco, se sia in effetti il consigliere Ferrero che detterà ciò che si farà di questo progetto o saranno altri rappresentanti dell'amministrazione. Grazie. Grazie a lei, consigliere Sormaglia. Consigliere Elena, prego. Sì, grazie Presidente. Ma io ho seguito con attenzione un po' tutte le valutazioni, le cose che sono state dette dai colleghi di minoranza e anche dai colleghi di maggioranza. Mi riallaccio proprio quanto all'ultima affermazione che ha fatto, considerazione che ha fatto il mio capogruppo sul discorso appunto del paventato appunto spostamento della scuola media Piumatti di via da via Barbacana nella zona dello scalo merci vicino alla zona del Movicentro. Io qua ribadisco veramente, cioè, il mio capogruppo mi ha informato, mi ha detto sì, nella conferenza dei capigruppo c'è stata data questa notizia, però poi giustamente lui ha richiesto una commissione lavori pubblici, viabilità per approfondire meglio questa tematica e veramente appunto siamo venuti poi a sapere che c'è stata questa riunione con il comitato interquartieri che per carità sono state dette le stesse cose probabilmente dalla commissione capigruppo, però anch'io ribadisco che non credo che dovrebbe esserci, cioè, come consiglieri comunali penso che se ci sarà una scansione perché se dovrà essere acquisita l'area, si è parlato di 7 milioni di euro di spesa, variante al piano regolatore perché quella non è una zona per edifici scolastici, quindi ci sarà tutti dei passaggi, cioè, credo che prima i consiglieri comunali abbiano la priorità, senza nulla togliere per carità ai comitati di quartieri, penso che la scansione giusta dei lavori su un'opera così importante, ha ragione il mio capogruppo, dovrebbe essere quella istituzionale. Anche perché, così di primo acchito, io lo dico subito, cioè, non mi sembra una scelta, poi magari verrò smentito dai fatti quando ci saranno delle documentazioni più dettagliate, non mi sembra una scelta veramente opportuna quella di spostare una scuola in una zona che tutti ben sappiamo caotica, che dal punto di vista della viabilità ci sono sempre code, quindi una scuola lì in cui andranno a gravitare altre, chiaramente perché se sposti una scuola ci sarà macchine, alunni, anche pedoni, biciclette che dovranno gravitare su quella zona di Bra. E non la vedo così una soluzione molto che mi convince molto. E appunto poi resto in attesa appunto che venga fatta una commissione lavori pubblici viabilità in cui magari vengano anche spiegati un pochettino dettagliatamente sia il discorso progettuale, se c'è già qualcosa, qualche bozza proprio a livello progettuale, e anche discorsi di tipo economico finanziario, perché vorrei anche capire l'acquisizione di un'area delle ferrovie, cioè quanto incide o quanto non incide. Cioè, tutti elementi che secondo me, cioè, penso che sia nel diritto di un consiglio comunale di avere dei dati certi, specialmente su un'opera di questo genere. Chiuso questo capitolo, poi ho sentito da altri consiglieri, colleghi di maggioranza che facendo il loro lavoro giustamente hanno fatto sciorinato tutto un elenco di cose fatte dall'amministrazione, dal recupero delle scuole che io condivido, molte cose
condivido, però cioè, se ci mettiamo qui, chiaramente io posso fare anch'io un elenco di cose che secondo il nostro punto di vista non sono state effettuate e che meriterebbero di essere fatte. L'abbiamo già ha già ricordato bene il mio capogruppo, abbiamo fatto anche delle interpellanze, ma ad esempio lo stato di degrado delle piste ciclabili, Cadelbosco e Pollenzo ne è un esempio. La manutenzione, ma proprio anche quella pura delle strade ordinaria. Adesso ho visto nella variazione di bilancio che sono stati messi dei soldi anche proprio ad esempio anche in riferimento al discorso della segnaletica, che veramente, se assessore, io penso che lei giri, cioè veramente siamo a dei livelli che non ci si vede proprio, cioè è proprio certi punti non si vedono più i passaggi pedonali, ma l'abbiamo già detto con le interrogazioni. L'illuminazione degli svincoli della tangenziale, la manutenzione dei marciapiedi nel centro storico. Ha ragione il consigliere Tripodi che ad esempio su alcuni interventi fatti effettivamente, tipo anche quello di Via Principi, ci sono già alcune problematiche. Secondo noi un altro punto centrale è quello della il fulcro, l'abbiamo già detto più volte, il discorso della stazione, cioè davanti alla stazione, il superamento, questo benedetto passaggio pedonale secondo noi è una priorità per la città di Bra. E poi, sempre mi ricollego a quanto detto il collega Tripodi, effettivamente il discorso dell'abbassamento della ferrovia era già da due legislature un cavallo di battaglia che non ha visto niente di tutto ciò, anzi sono stati spesi anche quasi, mi sembra, 700.000 euro per un progetto, quindi non pochi euro. Quindi, già in sedute precedenti il consigliere Ferrero mi ha detto se bisogna avere dei progetti per partecipare, difatti circola già la voce, ho sentito qualche cittadino dice no, ma vedrai che ci saranno dei bandi europei, dei fondi europei, e che noi stiamo alla finestra, sono passati quasi 10 anni, di questo non si è visto niente, anzi si sono viste opere fatte sulla stazione da parte di RFI che vanno addirittura in contrasto con quanto prevederebbe l'abbassamento della ferrovia, così mi sembra che l'ha sottolineato anche l'altra volta in precedente consiglio comunale il consigliere Ferrero. E quindi è proprio un discorso che non è, secondo il mio punto di vista, non sarà mai realizzato. Un'altra cosa che volevo dire è che riallacciandomi al discorso proprio precedente dei passaggi istituzionali che dovrebbero, cioè quando ci sono delle opere di una certa importanza, secondo me il consiglio comunale tramite le commissioni dovrebbe essere informato. Cioè, noi tra l'altro avevamo fatto alcune richieste, ad esempio mi viene in mente quella avevamo chiesto con un'interrogazione, ci era dato anche parere positivo da parte dell'amministrazione sul discorso di segnalare tramite un servizio SMS sulle notizie più importanti del comune. È passato non so quanto tempo, un anno, 2 anni, niente. Cose anche più spicciole, avevamo chiesto un discorso di viabilità in via Gabotto che venisse preso in considerazione in commissione dei lavori pubblici per una questione di parcheggio che continua. Penso che il consigliere Ferrero abita da quelle parti, io ci passo anche per andare da mia madre, cioè tutti i momenti mi continuano a sollecitarmi, anche qui sono passati mesi, niente. Cioè, è questo che ci lascia anche un pochettino così un po' amareggiati, perché a volte consigliere anche, fa anche delle richieste propositive, poi non otteniamo risultati e quindi per questo ci lascia un po' con l'amaro in bocca. Sul discorso appunto della scuola, veramente chiedo, come ha già chiesto il mio capogruppo nella conferenza dei capigruppo,
veramente che se la cosa sta andando avanti, che al più presto sia fatta una commissione viabilità lavori pubblici in cui vengano portati tutti gli elementi che l'amministrazione vuole provvedere per portare avanti questo progetto. Niente, per altre considerazioni, una considerazione che vorrei fare ancora è sul discorso, anche qui è uscito sul giornale finalmente giustizia per il discorso dell'abbassamento dei valori delle aree edificabili. Consigliere Fogliato, sono venuto io forse una volta in commissione bilancio perché non c'era il mio capogruppo. Sì, la commissione ha lavorato, però passatemi il termine, c'è la montagna partorita un po' il topolino. Sì, l'assessore mi dice noi ci siamo tenuti a quanto ha detto i tecnici, ma i tecnici, cioè, io ho sentito qualche tecnico, ma mi dicono certamente i margini non erano molto elevati di manovra e quindi perché, però la situazione veramente del mercato non è quella, cioè, io capisco che uno voglia avere le pezze giustificative, ma se le pezze giustificative non ci sono perché il mercato è fermo, perché i valori sono veramente bassi, lo dicono tutti i colleghi professionisti e io capisco che qualcosetta è stato fatto, un piccolo taglio sugli strumenti esecutivi edilizi di una certa importanza del 5% e forse un abbassamento dei prezzi senza forse sulle aree vincolate o quelle a servizi. È un piccolo, veramente un piccolo passaggio, una piccola cosa, e quindi anche su questo punto, secondo il nostro punto di vista, si poteva fare di più. Niente, per adesso anch'io, se c'è ancora qualcosa, mi riservo di intervenire. Grazie. Grazie a lei, consigliere Elena. Consigliere Gemma, prego. Grazie Presidente. Desidero fare solo due riflessioni. Poco fa è stato detto che si naviga a vista. Io credo che nessuno naviga a vista in questa amministrazione. Credo ci sia concretezza nelle scelte. I bandi sono importanti per concretizzare lavori a volte indispensabili per la città. E ricordo che i bandi si devono vincere e quindi non sempre è scontato il buon esito del programma. Partecipare ai bandi ci ha permesso di realizzare opere di pubblica utilità, importanti per la città. Non credo che nessuno abbia mai tentato di fare opere faraoniche. Più che altro si è partecipato a bandi per avere dei riferimenti per realizzare cose importanti per la città. Un'altra riflessione per quanto riguarda le riqualificazioni senza interventi a lungo termine. La riqualificazione sono state, ad esempio, a un certo punto hanno poi bisogno di manutenzione, perché io credo che non si possa pensare di bloccare la vita di una via o di una piazza o di un giardino o di quello che si è deciso di riqualificare. In questi anni, per conto mio, c'è stato, per conto mio, perché l'ho vissuto anche in prima persona, c'è stata un'attenzione particolare per risistemare ciò che a volte, per cause maggiori, può essere distrutto, disintegrato, e mi riferisco per esempio agli incidenti che avvengono in via Piumatti, dove io lavoro, in pieno giorno, non soltanto nelle ore notturne. E quindi queste attenzioni hanno portato a
rimettere in ordine ciò che si era ristrutturato a suo tempo. Quindi è impensabile pensare di fare, per conto mio, una via e poi tenerla ferma, intonsa, perfetta, quando poi magari si spacca la grondaia di un palazzo e di conseguenza, se la grondaia non viene sistemata, col tempo le infiltrazioni fanno alzare le mattonelle dei marciapiedi. Questa è la quotidianità e per quanto riguarda la mia zona posso assicurarvi che nel limite dell'umana competenza si è sempre cercato di intervenire e mettere a posto ciò che le cause di forza maggiore avevano distrutto. Un'altra cosa, vorrei fare una considerazione. Si è parlato tanto della stazione. Come tanti sanno, io ho sempre abitato oltre ferrovia. Ho proprio un po' il ricordo di cosa voleva vivere oltre ferrovia. È vero, non c'è ancora stato l'interramento, però in questi ultimi anni tutto quello che è stato fatto ha migliorato sensibilmente la vita, la quotidianità, l'attraversare il passaggio a livello. Non è più una cosa drammatica come poteva esserlo anni fa. L'elettrificazione, la riqualificazione, l'ultima riqualificazione della nostra stazione ha veramente dato un punto di vanto e di onore alla nostra città. Scendere dal treno a Bra adesso è veramente piacevole. È logico che tutti quanti abbiamo il sogno nel cassetto, ma se non ci sono sogni nel cassetto, per conto mio, è inutile pensare di... I sogni però da soli non si esaudiscono. Io spero che, come ha detto prima il consigliere Elena, esca un bando che ci faccia trovare i fondi per o vincere al lotto per poter l'ha detto Elena altrimenti il consigliere Isu comunque a parte la battuta questi ultimi interventi hanno sensibilmente migliorato la vita per chi deve quotidianamente attraversare il passaggio livello. Grazie a tutti e scusate la battuta. Ci mancherebbe. A proposito di battute, è vero, ci sono i sogni nel cassetto, ma quando, ahimè, manca il cassetto, neanche i sogni si possono definire tali. Quindi speriamo che ci sia il cassetto, cioè la cassa, e poi ci infileremo i sogni. Allora, mi pare che, alcuni gruppi non sono intervenuti, però mi pare che la maggioranza dei gruppi abbia espresso la propria posizione in attesa poi delle dichiarazioni di voto. Se siete d'accordo, non so, a questo punto darei la parola a... Ah, c'è la consigliera Maggiù? Ah no, prego, no, consigliera Maggiù, prego. Poi do la parola all'assessore Messa, poi all'assessore Fogliato. Prego Maggiù. Grazie Presidente, anche io mi unisco ai ringraziamenti degli uffici per il lavoro svolto. E alla relazione dell'assessore Fogliato, ma parto proprio dall'ultimissima slide dell'assessore dove parlava di cultura della corresponsabilità. Ci sono tantissime cose che possono essere fatte bene e bisogna ammetterlo, quindi sono tantissime cose che penso in questi ultimi non 4 anni ma 9 anni sono state importanti, eccezionali, da valorizzare, da dichiarare anche senza problemi. Alcune cose non vanno bene, anche se vanno dichiarate in maniera soggettiva, perché appunto ognuno valuta in base alla propria idea di città, ma poi ci sono determinate cose che sono oggettive, che non c'entrano l'opinione se sei di destra o di sinistra. E quindi quando ho letto la cultura della corresponsabilità ci sono un po' rimasto male, perché non penso che ci sia una corresponsabilità
collettiva nella gestione dell'amministrazione comunale. E diverse volte infatti ci sono state proposte, ci sono state idee, ci sono state tantissime insomma idee che sono state presentate alla giunta o nei vari tavoli, ma spesso si è deciso di andare avanti come un treno. Quando si è forzato molto per avere voce, per riuscire insomma anche a creare un momento di condivisione, di corresponsabilità della gestione, dell'amministrazione della città, si è avuto dei frutti importanti con diversi tavoli, che ne voglio elencare due, sulla ludopatia e l'altro sul tavolo delle Aigueglie. Ultimamente abbiamo chiesto un tavolo per riaprire insomma il discorso sul passaggio dalla gestione ASL, della socio assistenza, a un consorzio, e secondo me, lo ribadisco anche qui, bisogna dare valore alla capigruppo, comunque a un tavolo che possa esprimersi continuamente sulle proposte che avremo da qua fino al momento in cui dobbiamo prendere una decisione. E abbiamo ribadito che non debba essere il 30 di giugno come scelto dal direttore generale dell'ASL, ma di andare fino alla fine del termine naturale dell'accordo, che è il 30 dicembre, per prendere tutto il tempo possibile per analizzare e prendere una corresponsabilità collettiva. Un punto importante che ho visto, e mi complimento e ringrazio anche perché è importante insomma questo contributo, questo importantissimo investimento per il manto stradale. Il manto stradale è un punto importante della nostra città. E in alcuni punti è veramente distrutto, impossibile poter camminare, impossibile andare in bicicletta. Io da settembre ho venduto la macchina e da settembre che giro in bicicletta. E soprattutto nella periferia è impossibile andare in bicicletta. Vicino alle case popolari, da Cacciatore delle Alpi fino a Via Sobrero, entri in un mondo dove sembra che si passino tutti i giorni treni e non automobili. Talmente è sdrucciolato il terreno, il manto stradale. E quindi va bene investire sulla ristrutturazione delle strade, ma guardare anche sulle periferie, perché sono veramente in condizioni pessime. Io stesso solo ieri stavo cadendo, arrivando verso Piazza Giolitti, in un buco che non si vede, quasi si mimetizza con la luce di sera e con i palazzi vicino, non si vede. Stavo cadendo ed è un buco, fra l'altro, largo 25 cm e alto, profondo 8 cm, che è molto pericoloso, sia per chi va in bici, sia per chi... Io non immagino un anziano che l'avesse preso con la mia stessa velocità su quel punto, si sarebbe fatto malissimo. E torno a ribadire nuovamente che la città non è assolutamente a prova di biciclette, perché si continua a pensare sempre tutto in base alla vita automobilistica. L'abbiamo visto solo qualche settimana fa, i nostri cantonieri tappare dei buchi in via Principe, che è appena stata fatta, tappare con catrame, con l'asfalto, una zona che doveva essere zona perfetta, quella del centro, appena rifatta, con del catrame. A mio avviso, uno, questo ci sta perché possa piovere, ma quel materiale che abbiamo usato, ma soprattutto quella via, bisogna ritornare a ripensarla a senso unico. O ripensare comunque alla viabilità, perché un lavoro così importante di abbellimento per poi lasciarlo come sfogo del traffico cittadino, a mio avviso è sbagliato. Sempre per le biciclette, non ci sono attraversamenti ciclabili. E ogni volta che arrivi dall'attraversamento pedonale devi scendere dalle biciclette, ma sono pochi che lo fanno. La stragrande maggioranza delle persone passa senza guardare se ci sono le macchine, perché credono di avere la precedenza come se fossero dei pedoni. E se succede un incidente è colpa loro. Ma secondo me in tantissimi punti va messo il attraversamento ciclabile. E un altro punto importante, sempre legato alle biciclette, le colonnine. Abbiamo delle colonnine come quella vicino alla stazione, dietro il bar, dove ci sono delle biciclette che vengono abbandonate, oppure appena perdono una ruota o due ruote rimangono lì per 5 mesi, a volte anche di più. E c'è una bicicletta che, questo segna anche insomma chi arriva da fuori, vede una bicicletta così talmente sporca, perché dà l'idea che è lì da mesi,
dall'idea di un abbandono totale di quell'area. Invece, secondo me, i cantonieri ogni 30 giorni le biciclette che sono senza ruote, che non sono state portate via, vanno buttate via, perché non ha senso che rimangano lì mesi e mesi. Sempre un altro punto, sul passaggio pedonale, si è detto prima del passaggio pedonale vicino alla stazione. Io penso che se volessimo ridurre in maniera molto importante l'attraversamento pedonale in quel punto lì, bisogna pensare di allungare il sottopasso. Il sottopasso allungarlo fino a Piazza Roma. Questo potrebbe togliere, penso, almeno il 50% di tutte le persone che vivono in via Piumatti, che ogni giorno vanno in centro, prenderanno questa direzione senza dover attraversare la strada. È stato già proposto. E un'ultima cosa, è stata ribadito prima, la scuola nel deposito ferroviario, ho valutato, sono andato a vedere il sito, sono andato a vedere anche il sito dietro il Cavalieri, sono andato a vedere tutta quella zona lì in questi ultimi giorni e ho maturato l'idea che realizzare la scuola in quel determinato luogo sia davvero una follia. Una follia per diversi motivi. Uno, perché abbiamo l'ITIS che vuota e si potrebbe fare un piano di ristrutturazione e recupero di luoghi disabitati, luoghi vuoti. Due, visto che si potrebbe pensare anche di costruire vicino alla zona dove c'è l'hotel Cavalieri, ribadisco, sono contrario alle costruzioni. Sono contrario alle costruzioni, ma se sono costruzioni strategiche, importantissime da realizzare, almeno realizzarle in maniera seria, in maniera di insieme e che veda insomma la città sul lungo termine, sul lungo periodo. E abbiamo proposto in capigruppo, o almeno proposto a nome del mio gruppo, di poter iniziare a pensare, maturare anche insomma l'idea di immaginare la città che abbia un campus scolastico da quella zona di Bra. Per la presenza di spazi sportivi, per la presenza insomma di palestre e per la presenza insomma di una periferia che andrebbe valorizzata, e immaginare un complesso scolastico allargato in questo territorio, in questa area di Bra, non solo darebbe spazio agli studenti, ma soprattutto darebbe valore a tutta la cittadinanza di quei quartieri che, come ho detto prima, sono spesso abbandonati. Io naturalmente penso che questo sia un momento importante dove bisogna tirare insomma le fila di tutto ciò che è stato fatto in questi ultimi periodi, e vi anticipo già adesso, senza dover riprendere la parola dopo, il mio voto contrario. Grazie. Grazie consigliere Maggiù. Soltanto un piccolo appunto che mi sento di fare dopo alcuni interventi, fermo restando che ogni consigliere ci mancherebbe il diritto di esprimere le valutazioni, ma strettamente parlando la questione della scuola nel ex spazio delle ferrovie formalmente non entra nella discussione di questa sera, parliamo del bilancio, del rendiconto dell'esercizio 2017, chiuso la parentesi, scusate. Se c'era qualche consigliere ancora che voleva intervenire prima degli assessori, allora diamo la parola, mi pare, prima all'assessore Messa e poi all'assessore Fogliato per alcune repliche. E poi mi pare ci sia spazio per. No, forse c'è ancora il consigliere Marengo che non ha. E anche il consigliere Astegiano, è vero, che non hanno espresso, però ci mancherebbe. Per gli altri le dichiarazioni di voto. Prego, assessore Messa. Sì, in questa sede farò un intervento puramente tecnico cercando di dare risposta alla domanda presentata dal consigliere Somaglia relativamente al fatto che rispetto a quanto previsto nel piano triennale delle opere pubbliche alcune opere non sono state realizzate per mancanza di finanziamenti di tipo regionale o statale.
Come probabilmente il consigliere sa, anche il consigliere Trepodi ha accennato un po' a questa tematica, affinché un'opera possa essere finanziata a livello regionale o statale deve essere inserita nel piano triennale delle opere pubbliche. A volte le opere vengono inserite anche se non è ancora presente un bando, ma è necessario in qualche modo poter inserire all'interno del piano triennale. Nel caso specifico, nell'anno 2017 avevamo due bandi, cioè due opere che immaginavamo potessero essere finanziate da bandi. Uno era via Solferino, il bando poi è uscito l'anno successivo, abbiamo poi partecipato appunto quest'anno. L'altro, la continuazione della copertura del ponte via Esonzo, e accennato il consigliere Ferrero alla possibilità invece di un accordo con RFI e Regione. Questo per dire che non è che l'amministrazione non partecipi ai bandi, ma in alcuni casi i bandi, se non escono, naturalmente non si può partecipare. Mi fa invece piacere ricordare, in questo modo ringrazio anche gli uffici che periodicamente preparano i bandi comunali, che proprio il rendiconto di quest'anno presenta ben 4 opere che sono state finanziate da soggetti esterni, pubblici o privati. Le cito proprio solo velocemente, anche perché sono state già approfondite dal consigliere Ferrero: la scuola San Michele, la scuola di via Spedale, la cappella del cimitero e i giochi nell'area verde di Bandito di Baratte Milano. Grazie. Grazie assessore Messa. Assessore Fogliato, prego. Sì, anch'io alcuni aspetti più legati alla parte corrente che ho sentito prima. Anche qui, chiedo scusa, vado un po' in ordine sparso. Allora, per quanto riguarda la percentuale di copertura di alcuni servizi a domanda individuale, nello specifico più legati alla cultura, ecco, volevo evidenziare che questo è anche frutto di un calcolo matematico, cioè noi abbiamo per decisione, per incentivare l'affluenza delle persone, non solo scuola, tenuto bassi il biglietto, ecco. Pertanto questo non vuol dire che non sono venute tante persone, vuol dire che il rapporto incasso basso, perché sono 3 euro il biglietto, rispetto ai costi relativi a quel servizio, porta una percentuale di copertura ancora di quel livello. Tengo a precisare che in anni addietro era 0 addirittura. Io è da diversi anni che esamino il bilancio in diversi aspetti, anche quando ero consigliere comunale mi ricordo che su questo dato c'era proprio lo 0 vicino, cioè c'era l'uscita dei costi ma 0 nelle entrate. Ne approfitto, anche se non era richiesto, ma da evidenziare, non era presente nello slide, che invece ci arriviamo attorno, spero che il mio collega più o meno mi lo conferma, attorno al 40%, guarda qualcosa, la copertura invece per quanto riguarda il teatro Politeama, perciò tutto il servizio teatro, perciò diventa veramente interessante questo aspetto qui, vuol dire che viene apprezzato dai nostri cittadini non solo. Secondo, l'aspetto dell'impegnato rispetto al previsionale, ho notato alcuni passaggi, mi sembra, del consigliere Somaglia su questo aspetto qui. Ritengo, allora, anche qui c'è da distinguere fra la parte corrente e la parte conto capitale. Io credo che se la parte corrente mi arriva ad un impegnato medio del 90%, vuol dire che il bilancio previsionale è stato fatto bene, vuol dire che le voci non erano messe a caso. Poi degli scostamenti ci sono, perché dipende anche sempre in positivo anche di alcuni risparmi. A questo ci attacchiamo all'altro discorso qui, che non sempre un mega avanzo di amministrazione è così positivo, perché vuol dire anche non aver saputo stimare puntualmente il tutto. Se poi dopo questo legato a un circa 80% per la parte corrente e, detto prima, circa 85% dei pagamenti, la tendenza è più che positiva. Poi
siamo partiti da una situazione molto difficile, che torno a dire sarebbe interessante capire da dove cogliere i dati anche di diversi anni fa, ecco, sulla situazione i fornitori, poi qui non abbiamo gli elementi per poterlo dire. Credo però che queste percentuali di impegno siano veramente interessanti. Vengo all'altro aspetto dei contributi. Sì, è vero, il 2017 c'è stata questa diminuzione rispetto ai due anni precedenti, ma le motivazioni sono, perciò la sua osservazione è corretta, ci mancherebbe, ecco. Però partiamo dal presupposto anche di quando escono. Noi parliamo del 2006-2015, quando, già ricordato bene dagli interventi del consigliere Pietroferro, eccetera, anche quando sono usciti i bandi per alcune grandi opere realizzate come riqualificazione via prima, eccetera, perciò parliamo di anni indietro, 16-15. Durante il 2017 questi bandi o bandi simili non ne sono usciti, perciò non abbiamo potuto incamerare, o altre cose non ci hanno dato l'esito positivo. E anche altri bandi di cui siamo aggiudicatari, fin quando non andiamo nella realizzazione dell'opera e lo concretizziamo maggiormente, non possiamo andarlo a scrivere a bilancio. Ecco, il motivo e poi terra è questo aspetto qui. Volevo chiarire che al di là di questo, come sta il nostro bilancio, quello che noi in termine tecnico, noi inteso, mi riferisco a chi mi ha posto questo quesito perché facciamo lo stesso mestiere, ecco, usiamo quello che chiamiamo servizio del prestito, ci sarebbe, ecco, logicamente vuol dire scelte poi dal punto di vista di spesa corrente per crearla, eccetera. A volte dobbiamo dimenticare questo tema del servizio del prestito perché comunque il prestito non lo possiamo fare per il motivo detto prima, ecco, perciò il servizio non andiamo neanche a vederlo, ecco, per quel motivo lì. Bene, grazie all'assessore. Ricordo che per eventuali repliche e per la dichiarazione di voto ci sono ancora a disposizione 10 minuti, sarebbero 5, ma siccome è consuntivo sono raddoppiati i tempi. Fra un po' affiderò un mandato esplorativo alla mia vicepresidente per capire chi ha intenzione di parlare per primo, se ci sono, si devono fare delle scalette, visto che siamo nei periodi dei mandati esplorativi. Non abbiate paura, consigliere Marengo, bravo. Mi prendo 5 minuti per la dichiarazione di voto, anche se sostanzialmente quello che volevo dire è acceso. Sono l'unico consigliere che ha il cappuccio usurato ma quello che grazie ma sarò molto breve, anche perché quello che c'era da dire lo hanno già anticipato i colleghi Somaglia ed Elena nei loro interventi, quella che è la posizione ovviamente del centrodestra braidese. Io ogni volta che faccio un ragionamento politicamente parlando mi chiedo sempre, siamo all'opposizione, cosa faremmo se fossimo in maggioranza? L'anno prossimo ci saranno le elezioni, la mia speranza è che su quei banchi l'anno prossimo ci siano assessori diversi, un sindaco di centrodestra, ma credo che faccia parte della naturale come dire, esposizione al gioco. Quindi credo anche che la sensibilità
che politicamente ci divide si rifletta poi in quello che è il bilancio, che è l'opera principale, è l'unico documento vero, importante di un'amministrazione che debba essere discusso e debba essere condiviso. Il Presidente ha ricordato bene, giustamente, che questa sera non era in programma il parlare della scuola, però è ovvio che è un tema così fondamentale, un tema così dirimente, che non si può non dire delle cose, e le cose sono queste, cioè noi siamo totalmente contrari perché pensiamo che quella sia la posizione in bra totalmente sbagliata, la posizione più infelice da poter scegliere. Non voglio dilungarmi neppure per quanto riguarda l'interramento dei binari, chi mi ha preceduto ne ha già parlato più che abbondantemente, però siccome il problema dell'interramento dei binari era proprio quello di risolvere una situazione di traffico caotica in quella zona, costruendo una scuola lì a fianco sostanzialmente, non faremo altro che peggiorare quello che è il traffico veicolare. Se non ricordo male, la società a cui era stato delegato un calcolo, un conteggio, aveva calcolato in quel tratto, correggetemi se sbaglio, ma 28.000 auto che passavano in quel tratto di strada davanti alla stazione quotidianamente. Quindi è un numero importante che andremo semplicemente ad aumentare. Però effettivamente, uscendo da questo discorso, ed è per questo che volevo avere sotto mano la slide in cui venivano realizzate tutte le opere pubbliche del 2017, io mi rendo conto che la necessità economica possa far sì che si debba ricorrere ai bandi, perché credo che sia una cosa normale, probabilmente se la maggioranza fosse la nostra faremmo esattamente la stessa cosa, però c'è anche una sensibilità diversa. Io ricordo che nel 2009 questa amministrazione, quando vinse le elezioni, fece una sorta di sondaggio fra i braidesi e chiedeva ai braidesi quali erano le priorità che avrebbero voluto vedere realizzate. Quello che emerse da quel sondaggio è che la priorità principale dei braidesi era la manutenzione delle strade e dei marciapiedi. Ricordo ancora oggi molto bene questo primo dato, che era stato ovviamente divulgato poi in una serata da parte, prima nella campagna elettorale, da parte di quella che poi sarebbe diventata la maggioranza, il Consiglio Comunale. Se è così, si è fallito un po' su tutta la linea, perché è vero che si sono realizzate queste opere, ci mancherebbe altro, onore al merito, però la manutenzione stradale non possiamo esimerci, l'ho ricordato il consigliere Amagiulo, hanno ricordato i consiglieri Tripodi, Elena, Somaglia, insomma, è veramente scadente. Siamo arrivati a un punto di, io abito in via Cuneo, di svegliarti al mattino dopo una pioggia ma neanche troppo intensa e di trovarti buche profonde 10-15 centimetri, e nessuno pretende che si debba riasfaltare la strada il giorno dopo, però l'intervento dei cantonieri, ho visto, è stato rimandato di alcuni giorni, c'era semplicemente un cartello, e questo ovviamente, una strada così trafficata non poteva che essere pericoloso, e questo non esula dal bilancio, perché ovviamente si deve prevedere che queste cose succedano e si deve poter mettere in cantiere una cifra in maniera tale da poter arrivare a, se non rifare subito ovviamente la strada, almeno se non altro a evitare che ci possano essere buche di queste dimensioni. Prima la collega Gemma ricordava le opere che sono state fatte nell'oltreferrovia. Io non vivo nell'oltreferrovia, ma c'ho l'ufficio, quindi tutti i giorni quotidianamente passo, poi con Evelina ci vediamo spesso perché ho l'ufficio vicino a casa sua. E un po' di onestà intellettuale, ovviamente, siccome conosco la persona e so che è intellettualmente onesta, non potrà far dire che, per esempio, il passaggio pedonale davanti alla farmacia subito dopo il passaggio livello è totalmente sparito, così come in tanti altri punti della città. I colleghi che mi hanno preceduto precedentemente parlavano delle nostre interrogazioni, ci sono delle periferie che sembrano veramente la Beirut bombardata degli anni Ottanta, hanno delle strade in un totale abbandono. La nostra sensazione è che questa amministrazione si sia concentrata molto sul centro città, che poi la vetrina,
abbandonando o disinteressandosi delle periferie. Questo, a nostro giudizio, è molto sbagliato e totalmente ingiusto, perché i nostri concittadini sono uguali sia che abitino in Bescurone, sia che abitino alla zona Madonna dei Fiori, sia quelli che abitano in Via Principi. Tutti hanno lo stesso diritto, hanno la stessa dignità e hanno anche il diritto, dato che pagano le tasse alla stessa maniera, di poter avere strade e marciapiedi rifatti in maniera consona. Però è anche vero, e queste sono notizie che ci arrivano da chi vive in centro, che una volta rifatte le strade, e per cui sono state spese cifre ingenti, che noi qui abbiamo visto quest'anno, ma anche negli anni precedenti, oggi sono totalmente disillusi dal rifacimento, per esempio, di Via Principi. Girava sui social una foto presa da qualcuno proprio mentre i cantonieri stavano gettando del catrame su un attraversamento pedonale fatto di porfido. Credo che questo sia, come dire, veramente un qualcosa che fa scadere la nostra città nel ridicolo, e lo dico come città, non come parte politica, perché a questo punto siamo davvero tutti coinvolti. Si è parlato anche poco questa sera di investimenti per quanto riguarda per esempio il lavoro. L'assessore Fogliato sa bene che abbiamo avuto in questi mesi una serie di incontri sul tavolo delle attività produttive. Il collega Elena, riferito all'urbanistica, ha usato una frase che io condivido in pieno, cioè la montagna ha partorito il topolino. Ecco, io ho la sensazione che anche qui la montagna abbia partorito un topolino, e come giustamente ricordava il consigliere Tripodi prima, si deve avere una visione, una visibilità non soltanto dell'attuale ma del futuro. Fermo restando tutte le incognite e tutte le difficoltà, io non mi arrogo il diritto di non riconoscere le difficoltà di chi amministra una città, perché mi rendo conto che non l'ho mai fatto, è la mia prima esperienza, sono all'opposizione, credo non sia una cosa semplice. Però quello che noi in caserma chiamavamo, quando ho fatto il militare, il minuto mantenimento, cioè quelle opere che dovrebbero essere in un certo senso mantenute giornalmente, farlo per esempio dello stato delle strade, ecco, io questo non l'ho visto in questi anni, non l'ho visto quest'anno, esula da quello che è stato la nostra visione, e ne avevamo parlato in sede di bilancio, e per questo non posso che avere una visione totalmente negativa per quanto riguarda appunto anche il consuntivo. Anticipo già, quindi taglio la testa al toro, il mio voto contrario al tutto. Grazie. Grazie consigliere Marengo. Consigliere Tripodi, prego. Grazie Presidente. Proprio il più possibile sintetico. Mi rifaccio ad alcuni interventi che ho ascoltato durante questo dibattito. In primis quello della consigliere Evelina Gemma, dove ritiene che le condizioni di vita della zona oltre ferrovia siano migliorate. Nessuno voleva dire che non siano migliorate alcune condizioni di alcune parti dell'oltre ferrovia, e quindi nello specifico di Via Piumatti. Fatto sta che il nostro discorso era specifico dell'intervento di riqualificazione di Via Piumatti, perché come dice lei, è vero, la riqualificazione è stata fatta, ma la manutenzione di quello che sono, lei vuole, da un'amministrazione, facendo riferimento alle sue parole, dicendo ma se vi è un problema ad una caditoia, se vi è un problema ad una ad un palazzo, ma quello è l'ordinaria amministrazione, nel momento in cui
l'amministrazione decide di intervenire in qualsiasi ambito, che sia la riqualificazione di un edificio, che sia la riqualificazione di una strada, che sia la messa in opera di una aiuola, non è soltanto il realizzare quella determinata opera, ma dobbiamo essere consapevoli del fatto che per mantenere quella determinata opera ci sono dei rischi, e ci sono dei rischi che nel momento in cui, visto e considerato che lo si sa ancora prima di fare una riqualificazione, che lì ci passeranno delle macchine e qui lì ci saranno degli incidenti, e che quindi quelle macchine, possibilmente magari quei palettini che ci sono a fianco, che sono anche pericolosi secondo il nostro parere, perché comunque hanno degli angoli a 90 e quindi potrebbero anche essere pericolosi, l'abbiamo già detto in altri momenti, ma tutto quanto è passato in sordina. Sappiamo che potranno esserci degli incidenti che potranno e potrebbero, tra virgolette, rendere, distruggere parti di opere, ma dobbiamo semplicemente far fronte e mettere a preventivo che quelle cose lì fanno poi parte dell'ordinaria amministrazione, perché è possibile, io posso anche fare del verde da tutte le parti, ma se quel verde poi viene utilizzato come posa cenere, come il posto getta carte, lì è vero, c'è una responsabilità, una corresponsabilità dal cittadino, ma comunque nel momento in cui già l'amministrazione si impegnasse a mantenere pulito un luogo, secondo me si è fortemente o comunque meno incentivati a buttare cartacce o rendere un luogo sporco. E poi volevo legare a quell'intervento del consigliere Amajù, che ben dice corresponsabilità nelle scelte amministrative. La nostra parte, il nostro gruppo civico ha sempre fatto, si è sempre posto come gruppo responsabile, perché si è sempre dato disponibile a poter dare il proprio contributo nelle scelte. Ritengo che si parli di corresponsabilità nel momento in cui c'è una condivisione, comunque c'è un'apertura di posizioni per ascoltare chi di noi la pensa diversamente. E allora ritengo che anche qui, senza alcun dubbio, saremmo venuti qui a dire anche noi siamo responsabili di quello che si starà scegliendo, si vorrà fare o si sceglierà. E parlo appunto di quello dell'intervento del possibile futuro intervento della scuola nell'ex scalo merci della ferrovia. Noi per ora non ci riteniamo corresponsabili di nulla, noi per ora vorremmo semplicemente condividere un percorso, e allora poi alla conclusione di quel percorso magari potremmo anche essere considerati corresponsabili di una scelta. Ma la stessa identica cosa vorremmo anche essere corresponsabili di quella scelta di un settore che è quello della socioassistenza, perché come gruppo civico e facente parte come gruppo del Consiglio Comunale, già nel momento in cui la nostra città all'epoca prese la scelta in maniera sperimentale, che poi sperimentale non divenne più ma divenne poi una cosa ordinaria, lì abbiamo avuto una corresponsabilità, perché lì ci siamo presi la responsabilità, almeno per quanto riguarda il gruppo Bradomani, di accettare, di provare quella determinata sperimentazione che vedeva l'ASL Cuneo 2 insieme a quello che è il consorzio, l'ex consorzio, a svolgere attività che non facevano parte delle attività ordinarie di quell'ente. E allora ad oggi anche noi, esposo l'intervento del consigliere Amajù, chiediamo che ci sia uno slittamento di date,
perché veramente in quell'occasione, in questa occasione, anche noi vorremmo essere veramente corresponsabili. Cioè, noi chiediamo di essere corresponsabili con l'amministrazione, di avere possibilità di poter dare il nostro contributo e di portare la voce di tutti i concittadini, destra, sinistra, che siano. E il discorso dei bandi. Il problema non sono la partecipazione ai bandi, è una questione di priorità. La priorità è la scelta strategica, progettuale, politica degli interventi. Non è la priorità il bando, perché se ci fosse domani un'altra amministrazione, la quale magari farà parte del nostro gruppo, e ci venissero presentati dei bandi a quale potremmo partecipare, e ritenessimo che quei bandi non siano fondamentali per la nostra città, non avremmo neanche partecipato, non proveremmo neanche a partecipare. Qui il discorso è molto chiaro. Nel programma elettorale, perché di lì si parte, io non ho mai visto all'interno di un programma elettorale opere come quelle che invece ad oggi questa amministrazione ritiene fondamentali. Io non ho visto nel programma elettorale un qualcosa che specificava quello che poteva essere l'intervento di Via Solferino. Non ho visto nel programma elettorale opere di intervento come poteva essere la scuola all'interno dell'ex scalo merci della stazione. Io, è una questione di priorità. E per sottolineare la problematica, perché una problematica questa è, ma l'abbiamo fatto, pensavo di non doverne più parlare o comunque di intervenire, ma visto e considerato che in precedenza altri consiglieri l'hanno fatto e secondo noi sia giusto sottolinearlo, perché questa amministrazione concluda questa serata con l'idea che c'è forte, ed è forte il problema, è sentito il problema della mancanza e scarsa manutenzione di quella che è l'ordinario, cioè l'ordinario della nostra città, le strade, marciapiedi. Noi poco tempo fa presentammo un'interrogazione dove facevamo appunto riferimento alle problematiche della manutenzione ordinaria e in maniera, passatemi la battuta, avevamo detto: Bra non può essere bella solo ed esclusivamente ogni due anni, perché qui c'è un gap. Facciamo determinate manifestazioni, ok, passa quel periodo finché la barca va, lascia andare, momento tragico, e poi incominciamo a lamentarci. Quello che vogliamo e continuiamo a dire... Ho già superato i 10 minuti. E concludo, che questa parte qui è fondamentale, perché il guardare e essere attenti alle piccole cose della nostra città, secondo noi, allora sì, forse Bra diventerà e potrà essere veramente una città a misura di cittadino. Grazie. Grazie. Allora, mi pare che tutti i gruppi si siano espressi, la maggioranza ampiamente si è espressa, mi pare che qualcuno ha già fatto dichiarazione di voto. Ancora il consigliere Somaglia. Sì, sarò brevissimo, Presidente. Tutto quello che dovevamo dire l'abbiamo detto con gli interventi del consigliere Elena, del consigliere Marengo, del mio. Mi spiace sia uscito l'assessore, ma volevo solo dirgli che la mia...
non era una critica, ma solo una richiesta di delucidazione sulle motivazioni per cui. No, ma solo questo. Allora, ecco, alla luce di tutte le considerazioni che abbiamo fatto, entrando nel merito delle scelte che non abbiamo condiviso dall'inizio, non possiamo che ribadire il nostro voto contrario al consuntivo proposto. Grazie. Grazie al consigliere Somaglia. Allora, ci sono ancora dichiarazioni di voto? Consigliere Tripodi è uscito. Allora, se non ci sono più dichiarazioni di voto, formalmente la dichiarazione di voto di Tripodi non l'ha fatta, però è uscito, quindi adesso è uscito anche Marengo. Allora, pare di no. Allora, non ci sono più dichiarazioni di voto, quindi io dichiaro, allora, se non ci sono, ripeto per l'ultima volta, se non ci sono più altri interventi, io dichiaro chiusa la discussione e pongo in votazione la delibera numero 4. Segnaliamo la presenza, quindi dovremmo essere in 15, perché è arrivato già prima il consigliere Tripodi, giusto? Possiamo votare. Votazione chiusa, la delibera approvata con 10 voti favorevoli e 5 voti contrari. Bene, il consiglio comunale è chiuso, grazie e buona serata, buon proseguimento.